Buongiorno, buona domenica e benvenuti al terzo incontro del quinto ciclo di Luce sull'archeologia dedicata al tema Roma verso l'Europa. Oggi lo sapete, eh, parliamo, eh, io lo dico sempre, di un tema particolarmente affascinante, però anche in questo caso è realmente così. Il tema del quale parliamo oggi è Nemici di Roma. Ovviamente non potremo parlare di tutti i nemici di Roma che nel corso della sua storia ne ha conosciuti tanti, ne ha affrontati tanti, chissà forse alcuni esistono ancora, dei romanisti sicuramente, vedo il professor Tortorella, lo faccio apposta per lui. No, parleremo principalmente dei germani. Abbiamo già iniziato la volta scorsa a farlo, eh, ricorderete che Valerio Massimo Manfredi eh, fece un po' da ponte con la, la lezione su Teutoburgo lanciandoci verso il mondo dei germani, verso la Germania. Eh, oggi lo faremo... Ovviamente con i nostri insostituibili Andreas Steiner e Claudio Strinati, ai quali ormai non possiamo più rinunciare, e poi lo faremo con tre ospiti eh, a me particolarmente cari, eh, perché sono tre specialisti. Eh, L'ultima che interverrà la conoscete già, e eh, parto dalla fine perché è una presenza a noi ormai quasi parte della squadra. A noi è particolarmente cara la professoressa Annalisa Lomona, ricercatrice in archeologia classica La Sapienza, che ci parlerà. Eh, eh, di un tema che già in parte abbiamo affrontato proprio con il professor Strinati nel corso del primo incontro, quello della fortuna iconografica del tema di Europa e il toro. Il professor Strinati lo fece eh, sul Rinascimento e il Barocco, la prima età moderna, la professoressa Lomonoco affronterà questo tema, eh, la fortuna iconografica nel mondo antico. Eh, dunque eh, sarà un po' e esulerà un po' la sua relazione dal tema di cui principalmente parleremo oggi. Il primo a intervenire sarà il professor Renato Niga, professore di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Udine, eh, che ci parlerà della Germania principalmente di Tacito. Eh, è sicuramente il massimo specialista eh, dell'argomento perché... Il eh, professor Oniga ha curato l'opera omnia di Tacito presso i Naudi, dunque sicuramente colui che Tacito lo conosce eh, in modo migliore, abbiamo già detto che Tacito ha dedicato un'opera etnografica proprio alla Germania. E poi, e ne sono particolarmente lieto, interverrà la professoressa Silvia Orlandi, docente di epigrafia latina alla Sapienza. E ci parlerà di epigrafia per l'appunto di iscrizioni. Noi in realtà quando abbiamo iniziato a preparare questo programma ci siamo accorti con l'amica Katia Fauci che l'epigrafia era sempre rimasta un po' ai margini dei nostri incontri, anche se in modo cursorio un po' tanti relatori hanno spesso fatto ricorso alle iscrizioni, non era mai stata dedicata attenzione puntuale all'epigrafia che invece vedremo molto spesso anche proprio per la sua immediatezza ci dà una testimonianza davvero significativa sul mondo antico. Dunque la ringrazio per aver accolto il nostro invito così come ringrazio gli altri relatori e cederei subito la parola all'amico Andrea Steiner. Grazie. Grazie. <ride> ben, buongiorno a tutti. L'anteprima del passato di oggi prevede una serie di immagini filmate, nonché l'intervento esclusivo di un ospite d'onore e pertanto dovrò correre perché siamo sempre sotto tiro della clessidra dunque vi prego di seguirmi. Dunque, ci siamo appena incontrati la settimana scorsa e così vorrei aggiungere qualche riflessione sull'argomento all'argomento Battaglie di Teutoburgo di cui ci aveva raccontato Massimo Valerio Manfredi e che immagino informerà anche l'intervento del professor Oniga. Riflessioni che riguarda il mitico luogo della battaglia chiamato Calcris, che letteralmente significa il gigante di calcare, e il davvero interessante museo che gli è stato dedicato alla, alla battaglia, costruito proprio sul luogo eh, che il grande antichista Theodor Mommsen aveva individuato come quello della terribile disfatta del 9 -10. Dopo Cristo. Si tratta di un luogo leggendario perché in verità non è affatto accertata l'identificazione con il luogo della battaglia. Sicuro è solo che tutta quell'area della Germania Magna, della, della Germania Inferior in verità, era interessata da scontri e battaglie tra tribù germaniche e legioni romane. Il museo, prego di mandare, ecco le prime immagini, di cui qui eh, che vediamo, è un museo atipico, soprattutto didattico e rievocativo. Prego anche l'altra immagine successiva, ecco qua. Privo, in verità, di significativi reperti, eh, se si fa eccezione, ancora avanti, ecco qui si vede da fuori nel contesto del paesaggio, ecco, se si fa eccezione, di questa, eh, di qualche moneta, qualche punta di lancia e frecce e soprattutto di questa impressionante maschera in ferro rivestita di lamina d'argento, in origine parte di un elmo da parata, rinvenuta qui proprio nella località di Calcrise nel 1990 e che è divenuta un po' il simbolo del museo. Dunque, il museo, vediamo ancora la prossima foto, ecco qui si vedono gli scavi, e naturalmente un museo che accoglie eh, i risultati degli scavi, delle campagne di scavo che si, ehm, che si svolgono qui appunto da più di 30 anni. Il museo è stato inaugurato nel 2002, la prossima per favore. Ecco, in funzione appunto della celebrazione del 2009, qui vediamo eh, un novello arminio e un novello varo. Eh, quando vi fu nel 2009 una grande mostra in occasione del bimillenario della battaglia. Infatti quest'anno, a settembre, potremmo celebrare i 2010 anni dalla battaglia del Teotoburgo. Il museo raccoglie i risultati degli scavi che appunto, come dicevo, vi si svolgono costantemente nel sito. Ma soprattutto svolge il museo la funzione di attualizzare quel dilemma che la battaglia ha scatenato per i secoli e millenni a venire, eh, riassumibile nell'interrogativo che era già stato citato anche dalla volta scorsa, se con la battaglia del Teotoburgo sia stata Roma a perdere la Germania o se non sia stata piuttosto la Germania a perdere Roma. Ecco allora un interessante espediente museografico allestito nel museo al quale posso solo accennare per mancanza di tempo. Vedete eh, nella prossima immagine queste due curiose sfere. Queste sfere sono animate. Dall'immagine di due attori che vediamo in alto, eh, che impersonano rispettivamente Arminio e Varo. Arminio a sinistra anzi Arminio e Varo a sinistra e Arminio a destra. I quali, questi due personaggi virtuali, eh, si incontrano in un immaginario al di là, insomma dopo, dopo la morte, e, e, e se ne dicono di santa ragione, come possiamo immaginare. Ecco dunque, io ho fatto, un, sono riuscita spero di essere riuscito di costruire un breve assaggio di quel dialogo ultramondano che ora vi eh, tradurrò. Prego la regia di mandare la prima clip. Dice il, dice il personaggio Arminio a sinistra. Glielho detto, sono Arminio, Arminio, il nome le dovrebbe dire qualche cosa, no? Sono quello che gliela fatta vedere ai romani nell'anno 9, Tre legioni, uomo contro uomo. Risponde Varo. Uomo contro uomo, ma non mi faccia ridere, poi continua. Che ci fai tu, dice Varo, qui? Pensavo di incontrarti molto più tardi, non sono neanche trascorsi dieci anni. Risponde, dice: Continua a dire, Sei caduto in battaglia? Ti hanno beccato i miei? E poi dice: Ma non fa da tanta lunga, rispondi, no? e Arminio, un po' imbarazzato, dice lui dice, Varo dice ah, mi sembra di intuirlo, sono stati i tuoi e Arminio risponde sì, i miei parenti mi hanno assassinato infatti eh, Arminio muore intorno al 20, 19, 20, 21 insomma. un dialogo immaginario, suggestivo e che un po' relativizza quella mitizzazione quella idealizzazione del personaggio Arminio che Tacito chiama il liberatore della Germania, Quel, quell'idealizzazione di cui ci parlerà, immagino, anche di nuovo il professor Onigia, che ha così segnato la cultura tedesca otto- e novecentesca. Ora però facciamo un salto indietro di qualche secolo e parliamo di un altro nemico di Roma, Annibale. Il generale cartaginese è infatti protagonista di una bella mostra allestita a Piacenza e che possiamo vedere fino al, è aperta fino al 17 marzo. Ecco una breve clip di presentazione della mostra, che ero la regia di mandarla. Annibale, un mito mediterraneo. A Palazzo Farnese, un affascinante percorso tra reperti storici e artistici e video-installazioni. Per rivivere l'avventura di un eroe tra Roma, Cartagine e il Mediterraneo. La mostra, come forse emerge da questo breve filmato, si avvale, e questo ve lo posso testimoniare perché l'ho vista con attenzione, di un eccellente allestimento multimediale davvero di grande suggestione. Ora però uno si può chiedere perché una mostra di, su Annibale proprio a Vicenza. Bene, lo abbiamo chiesto in esclusiva per voi al suo ideatore, all'ideatore della mostra, lo storico romano, eh, lo storico eh, non romano, lo storico eh, di Roma, eh, Giovanni Brizzi, uno dei principali studiosi del grande cartaginese. Ecco qua l'intervista, prego di mandarla alla regia. Un caro cordialissimo saluto al pubblico del Teatro Argentina e l'occasione per parlare di una mostra che... Eh, attualmente eh, al palazzo Farnese, nei sotterranei di palazzo Farnese, importante anche questo, non erano mai stati aperti al pubblico, sono stati aperti al pubblico per la mostra eh, Annibale, un mito mediterraneo. Qual è il senso di questa mostra? Beh, eh, innanzi, la mostra parte da due punti, da due punti, uno dei due punti di vista è ovviamente il grande, il grande generale Cartaginese è Annibale Annibale che piomba nella zona di Piacenza piomba nella zona di Piacenza eh, probabilmente all'inizio dell'inverno del 218 e mh, ottiene la sua prima grande vittoria nel 218 Piacenza e Cremona sono il varco al passaggio del Po e sono la punta di lancia di un'azione romana che prevederebbe la colonizzazione della Gallia Cisalpina e una pulizia etnica piuttosto pesante nei confronti dei Celti. Dopo il passaggio di Annibale il, gli orizzonti sono diversi: gli orizzonti sono mediterranei. La paura di un'invasione dell'Italia fa sì che si rispettino i Celti e si tracci. Una linea che è la linea della via Emilia, che, diciamo così, costituisce la prima frontiera dell'Italia romana, di cui naturalmente Piacenza è il punto terminale. Ma uh, il senso della mostra è qualche cosa di più: è un, uh, un viaggio, è un viaggio attraverso il, il, percorso, il percorso ideale di questo personaggio è un in sostanza uh, è un itinerario in cui il, il, uh, i pezzi archeologici sono come vorrei dire i sassi all'interno di un torrente diciamo, ancorano uh, attraverso un, un percorso che è un percorso ideale il percorso ideale della vita del cartaginese e in un certo senso anche il percorso ideale della vita di Piacenza fondato in quegli anni Piacenza, cambia completamente di destinazione cioè la uh, il tragitto che essa compie va da punta di lancia della penetrazione romana all'interno della Piana del Po a eh, punto terminale di una barriera lungo l'Appennino che risparmierà i centri su Annibale con la sua lunga campagna, con il suo sogno di ridurre Roma a trattare ha lanciato Roma eh, su un eh, palcoscenico questo palcoscenico mediterraneo ha completamente cambiato l'orientamento nei confronti della Piana del Poi nei confronti di Piacenza. Dunque, due, due punti di vista, Annibale e in un certo senso Piacenza, la battaglia della Trebbia e il Duomo. Dunque, la battaglia della Trebbia eh, di cui parla il professor Brizzi è quella avvenuta il 18 dicembre del 2018 durante la seconda guerra punica ed è stato il secondo scontro ingaggiato al di qua delle Alpi fra le legioni romane del console Tiberio Sempronio Longo e quelle cartaginesi guidate da Annibale io concludo qua vorrei ringraziare il professor Brizzi virtualmente con un applauso e ringrazio voi Andreas, grazie per queste Immagini bellissime per questa intervista in esclusiva al professor Brizzi, per questa tua nuova veste di traduttore, del resto il tedesco credo che tu lo sappia, no? Mi pare abbastanza bene. E dunque, grazie davvero. Io per introdurre il tema. Eh, di nuovo il tema che affronteremo oggi, di nuovo torno alla battaglia di Teutoburgo. Eh, siamo partiti la volta scorsa, l'abbiamo già ricordato, l'ha ricordato anche Andreas, con eh, la lezione di Valerio Massimo Manfredi eh, e ricorderete che l'amico professor Strinati poi alla fine con un suo intervento magistrale ci ricordò anche la fortuna delle fonti letterarie della battaglia di Teutoburgo, Poggio Bracciolini, eh, un po' la fortuna di queste fonti nel eh, Rinascimento e poi nella prima età moderna. Sullo sfondo di tutte le fonti citate di One Cassio, Velleio Patercolo era rimasto, eh, credo non citato, ma tutti lo conoscete, Svetonio. Eh, C'è un passo di Svetonio Celeberrimo, tutti lo conoscete, ma ho piacere di rileggerlo con voi che ci ricorda cosa successe eh, immediatamente dopo la battaglia di Teutoburgo. Cosa successe a Roma. Ve lo leggo è un passo brevissimo delle vite dei Cesari. Parla ovviamente di Augusto e la vita di Augusto ebbe a soffrire due sole sconfitte ignominiose ed entrambe in Germania, quella di Lollio e quella di Varo. Ma mentre nella prima fu maggiore l'infamia che il danno, quella di Varo fu quasi esiziale, essendo rimaste distrutte tre legioni con il loro comandante, gli stati maggiori al completo e tutti i rinforzi. Augusto, appena avuta le notizie, mandò pattuglia in giro per la città perché non scoppiassero tumulti e prolungò il comando ai governatori delle province affinché gli alleati venissero tenuti a freno da uomini esercitati ed esperti. Fece anche voto a Giove Ottimo Massimo di celebrare dei giochi solenni quando la situazione dello Stato fosse migliorata, come si era già fatto durante la guerra cimbrica e durante quella marsica. Dicono inoltre che rimanesse tanto sconvolto dal dolore da lasciarsi crescere la barba e i capelli per parecchi mesi e che talvolta, battendo la testa contro lo stipite delle porte, gridasse Quintilio Ovaro, rendimi le mie legioni. Ogni anno, poi, considerò triste e luttuoso il giorno di quella sconfitta. Dunque, come sapete, Svetonio scrive in età adrianea. Pressoché contemporaneo, e forse più anziano di lui, di una dozzina, 15 anni, è tacito. Professore Oniga, ce ne parla lei? <ride> Allora, per usare l'espressione dello storico romano Ronald Zaim, nella sua celebre monografia su Tacito, potremmo dire che la Germania è un'opera unica, ma non originale. Unica perché è la sola opera etnografica conservata dall'antichità greco-romana, ma non originale perché deriva da un complesso di fonti. Vediamo nella prossima diapositiva quelle che sono le principali fonti eh, della Germania di Tacito, quindi il De Bello Gallico di Cesare, le storie di Sallustio, alcune opere perdute di Seneca, il Bellum Germanicum di Aufidio Basso e soprattutto il Bella Germania di Plinio il Vecchio. Il carattere sostanzialmente libresco dell'informazione tacitiana non deve però indurci a un giudizio negativo, perché Tacito è innanzitutto un grande scrittore di storia e hm, dobbiamo ricordare del resto che nell'antichità, come fino a tutto l'Ottocento, non era immaginabile un confronto diretto con il selvaggio. Anche i fondatori dell'etnologia moderna, Taylor e Fraser, erano studiosi che lavoravano a tavolino, affidando ad altri la raccolta dei dati sul terreno. Dunque ciò che è davvero importante è il pensiero che elabora i dati e attribuisce ad essi un significato. Quindi cercheremo di esporre qual è appunto il pensiero che ha guidato eh, lo sguardo di Tacito sulla Germania. E cominciamo a parlare delle rubriche dedicate alla religione. Nella prossima diapositiva vediamo il capitolo eh, nono eh, che si apre con le famose parole «Deo un maxime mercurium colunt» e mh, quindi tra gli dei viene soprattutto mercurio. Questa espressione già quasi alla lettera ciò che Cesare nel De Bello Gallico aveva detto dei Galli «Deo un maxime mercurium colunt». Dunque Tacito cita Cesare in segno di omaggio ma anche per correggerlo perché Cesare si riferiva appunto ai galli, mentre a proposito dei germani aveva detto quello che vedete che eh, eh, adoravano solamente de un numero, el er sol Ducunt, solem vulcanum et lunam, relicus ne fama quidem accepeunt, quindi veneravano solo il sole, il vulcano e la luna e degli altri dei non li conoscevano neppure, per sentito dire. Quindi Tacito afferma invece che i Germani veneravano una divinità che corrisponde al Mercurio del Pantheon greco-romano, probabilmente il dio germanico Wotan, Odino delle, della mitologia norrena. Nella prossima diapositiva, vediamo come nel capitolo 40 Tacito ci parla poi del culto della dea Nertus, che viene identificata con la terra mater Cibele. Il tratto comune è costituito dal trasporto dell'immagine della Dea su un carro sacro, la cui effettiva esistenza l'archeologia germanica ci ha fornito importanti conferme. Nella diapositiva, voi vedete il famoso carro solare di Trundholm, che risale all'età del bronzo, è una delle principali attrazioni del Museo Nazionale di Copenaghen, che tra l'altro conferma il culto del sole di cui ci parlava eh, Cesare. L'espressione usata da Tacito per descrivere il culto della Dea Nertus è Invei Populis, che ricorda l'immagine di Cibele sul carro che si trova nel sesto libro dell'Eneide di Virgilio, nella profezia di Anchise, come simbolo dell'avanzare vittorioso di Roma nel mondo, Mater Inveitu. Poco oltre, nel capitolo 43, vediamo la prossima, Tacito ci parla di un'altra divinità, Alcis, che viene identificata con i Dioscuri. In questo caso Tacito usa l'espressione interpretatio romana, che ancora oggi è il termine tecnico con cui gli storici delle religioni indicano l'uso di tradurre i nomi delle divinità straniere. Il procedimento della interpretatio non nasce dalla volontà di romanizzare i barbari, ma da una prospettiva universalista e transculturale. L'autore presuppone cioè l'esistenza di divinità universali che cambiano semplicemente il loro nome nel passaggio da una cultura all'altra, come già era stato teorizzato da Cicerone nel De Natura Deorum e come Varrone aveva applicato sistematicamente nelle Antiquità Tessereum Divinaum. Dunque, nelle rubriche dedicate alla religione, prevale in Tacito la polarità della identificazione. Al di là delle differenze di carattere linguistico, nelle rubriche le divinità germaniche corrispondono perfettamente alle divinità del pantheon greco-romano. Nelle rubriche destinate invece agli usi e ai costumi si scontra piuttosto la polarità opposta, quella dell'opposizione. I germani rappresentano per certi aspetti una specie di mondo alla rovescia rispetto ai costumi romani contemporanei. Vediamo la prossima diapositiva e notiamo che il modello di pensiero di Tacito presuppone in realtà la presenza non di due ma di tre termini di paragone. Precisamente lo schema oppone i germani ai romani del presente ma nello stesso tempo li identifica con i romani del passato. Qui vedete alcuni esempi nel capitolo 7 la triplice anafora negativa «neque animadvertere, neque vincere, ne verbeare quidem», quindi «ne condannare a morte, ne incatenare, ne meno frustare», ci dice paradossalmente ciò che i Germani non fanno. E la notazione è comprensibile solo in riferimento invece a quello che facevano i Romani. Similmente nel capitolo 8.2 vediamo «non adulazione, nec tamquam face endeas» quindi non per adulazione nemmeno per divinizzarle. Sottintende evidentemente un confronto con la prassi imperiale di divinizzare le donne appartenenti alla famiglia imperiale. Nel capitolo 26.1 troviamo l'espressione «Fenus agita et in usura sextende e ignotum» «Prestare denaro inter e alzare il tasso all'usura è ignoto». L'affermazione sembra priva di senso perché lo stesso Tacito nel capitolo 5-3 ci aveva detto che i germani non avevano eh, neppure una moneta propria e in parte usavano ancora il baratto. Quindi i germani non praticavano l'usura semplicemente perché non avevano un sistema credizio, creditizio finanziario. Ma l'affermazione va letta ovviamente in antitesi con la degen degenerazione della Roma contemporanea e istituendo nello stesso tempo un'analogia tra i germani attuali e i Romani antichi. Nella Roma arcaica, come ci informa Catrone, l'usuraio ha condannato a una pena doppia rispetto a quella dell'altro. In età imperiale, invece, l'usura è ormai diventata, per usare un'espressione di tacito negli annales, un funebre malum. Quindi il capitolo 20 contiene poi un'ulteriore frecciata satirica contro la società romana contemporanea. «Nec Neculla orbitatis prezia non c'è nessun vantaggio nell'essere privi di eredi. Come sempre, quando l'autore sottolinea ciò che i germani non facevano, aveva in mente Roma, dove chi rimaneva senza eredi poteva contare sul più abietto servilismo da parte dei cacciatori di eredità, che hanno tra i bersagli preferiti della letteratura satirica romana da Orazio a Giovenale fino a Petronio. Nella seconda parte della Germania, dopo aver descritto gli usi e i costumi dei germani nel loro complesso, Tacito passa ad una presentazione dettagliata dei singoli popoli. La prossima, ecco qui, eh, vediamo una cartina della Germania di età romana, come ci viene presentata da Tacito, eh, che eh, presenta il confine tra Roma e la Germania, eh, prendendo come punto di riferimento i due grandi fiumi che vengono descritti nel primo capitolo in, con un grande afflato poetico. Quindi abbiamo il Reno, il Reno e il Danubio. Ecco, poi c'è la regione qui, il Limes, appunto, che eh, aveva conquistato da Regensburg fino a Koblenz, praticamente. Ecco, e quindi qui ci sono i popoli, i, i popoli della Germania, che vengono descritti analiticamente eh, da, da Tacito nei, nei vari capitoli. Ecco, in generale, quindi, diciamo che il passato di Roma, lontano nel tempo, tende a coincidere con il presente dei Romani dei germani lontani nello spazio. Eh, Dall'altro lato però un, un modello più eh, pessimistico prevale agli estremi confini del mondo, quindi della Germania che sono anche i, i confini del mondo. E quindi adesso leggiamo una notazione a proposito della popolazione dei Suiones, vedete qui in alto, che sono appunto gli abitanti della, della Scandinavia. Ecco, quindi qui eh, passiamo alla prossima. Ecco, qui a proposito dei suioni, Tacito ci dice che eh, esiste quasi un rapporto di causa-effetto tra la sensibilità per le ricchezze, opibus honos, e il regime di monarchia assoluta, unus imperitat. Quindi questo tratto mette i suioni in opposizione agli altri germani che al contrario disprezzavano le ricchezze e amavano la libertà. Quindi il rovesciamento dei costumi dei germani descritti nella prima parte dell'opera finisce così, Paradossalmente, per produrre un'immagine in cui si potevano rispecchiare i romani del presente che avevano perduto l'antica libertas nel dispotismo imperiale. Quindi in sintesi per, per riassumere l'indagine di Tacito sulle credenze e i costumi dei germani ci appare basato su un modello di pensiero duplice che si articola tra la polarità dell'identità e dell'opposizione quindi per quanto riguarda il settore delle credenze religiose, le divinità universali dei germani sono identificate con quelle dei romani. Nel settore delle usanze sociali, prevale invece una complessa dialettica di identificazione e opposizione che coinvolge i germani in un duplice confronto con i romani del presente e del passato. Adesso, passando alla prossima diapositiva, cerchiamo di capire come queste idee. Eh, si sono eh, riverberate eh, nella modernità. Eh, secondo l'opinione del grande naturalista Alexander von Humboldt, fondatore nel 1810 dell'Università di Berlino, che porta ancora oggi il suo nome, l'inizio della storia moderna fu segnato da due grandi eventi: la scoperta dell'America e la riscoperta delle opere di Tacito. Nel 1475 furono scoperte le opere minori, Agricola, Germania e Dialogus. Grazie al codice Feldense e nel 1805 i primi sei libri degli Annales grazie al codice Mediceo I, proveniente anch'esso dalla Germania. Eh, apro qui una piccola parentesi per eh, ricordare le peripezie del codice Feldense delle opere minori di Tacito, quindi la prossima. e mh, Ricordiamo che questo codice fu portato in Italia da Enoch d'Ascoli intorno alla metà del 400 e dopo aver generato un certo numero di copie eh, manoscritte finì nelle mani di Stefano Guarnier, il fondatore della biblioteca di Iesi, e poi vide la stampa nel 1475. In seguito del codice non si ebbe più notizia, per cui si pensò che avesse seguito la sorte di altri manoscritti a noi noti solo attraverso... Le copie umanistiche e le edizioni a stampa, ma nel 1902 nella biblioteca del Conte Balleani di Iesi, la cui famiglia aveva ricevuto in eredità i beni della famiglia Guarnieri, venne ritrovato ciò che rimaneva del codice, cioè un fascicolo che conteneva l'agricola, otto fogli in scrittura carolina insieme alla trascrizione operata dal Guarnieri del resto dell'agricola e della Germania. Quindi questo codice viene chiamato esinate da Iesi e nell'immagine eh, vedete appunto il foglio dove finisce l'agricola e inizia la Germania. Ecco, quindi eh, explicit, eh, explicit, ecco, e usem de moribus de origine et moribus germanorum e poi vedete Germania, Omnis, che tra l'altro è un'altra citazione da, da Cesare. Quindi ehm, questo codice, ehm, di questo codice si ebbe una trascrizione eh, da parte di Cesare Annibaldi nel 1907, e poi per avere una riproduzione fotografica bisogna aspettare il 1943, quando venne pubblicato lo studio di Rudolf Thiel. Ecco, la data del 1943 non è casuale, perché le fotografie furono il risultato di lunghe pressioni esercitate dal governo tedesco. I nazisti avevano un interesse maniacale per i documenti legati in qualche modo all'antichità germanica e già nel 1938 l'ambasciata tedesca a Roma aveva fatto richiesta perché il codice fosse donato alla Germania. Il ministro dell'educazione nazionale Bottai riuscì a opporsi e quindi l'unica cosa che i tedeschi ottennero fu il permesso di eseguire delle fotografie. E la cosa diventa quasi rocambolesca perché nel, eh, dopo l'armistizio dell'8 settembre i tedeschi passarono alle manie forti e quindi eh, con l'occupazione dell'Italia centro-settentrionale sappiamo che nel luglio del 1944 un comando dell'SS fece eruzione nei palazzi della famiglia Balleani alla ricerca del famoso codice ma non riuscì a trovarlo. Il codice rimase dunque in Italia dove però nel dopoguerra fu dato nuovamente per disperso. Poi si è saputo che nel 1966 è custodito nella cassetta di sicurezza di una banca a Firenze, come dimostrano alcune macchie di fango lasciate dall'alluvione. Solo nel 1944 le sue peripezie si sono concluse e finalmente il codice è stato acquisito dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, questa di Casto Pretorio, dove tutto è conservato. Quindi, chiusa questa parentesi, ecco, passiamo a esaminare la prossima diapositiva. Brevemente le epoche storiche in cui eh, l'influsso della Germania di Tacito eh, fu più evidente. La prima, come ovvio, è l'età della riscoperta, quindi l'umanesimo, il Rinascimento, sull'onda dell'entusiasmo per la riscoperta di Tacito, eh, furono pubblicati anche degli studi, dei saggi eh, su questo argomento. Eh, qui ricordiamo uno dei più illustri umanisti italiani, Enea Silvio Piccolomini, che fu eletto Papa nell'agosto del 1458 con il nome di Pio II. Eh, nel febbraio dello stesso anno il Piccolomini aveva pubblicato un'opera dedicata alla Germania. L'occasione fu una lettera che Martin Mayer, cancelliere del vescovo di Mainz, aveva scritto al Piccolomini nel 1457 accusando il papato di essere stato una delle cause principali del declino del Sacro Romano Impero. E la risposta del Piccolomini metteva a frutto la conoscenza della Germania di Tacito per dimostrare che, al contrario, se si allargava la prospettiva si poteva affermare che i progressi della civiltà in Germania erano dovuti proprio alla Chiesa perché aveva contribuito a vincere la barbarie e la superstizione degli antichi germani descritti nell'opera di Tacito. Naturalmente in Germania prevasse invece l'interpretazione opposta. La prossima vediamo l'interpretazione secondo la quale... Anziché opporre la barbarie pagana alla civiltà cristiana, si tendeva a identificare l'antica virtù guerriera dei Germani con la moderna potenza militare tedesca. Quindi vediamo come questo complesso gioco dialettico di identificazioni e opposizioni, che come abbiamo detto sta alla base della lettura di Tacito della Germania antica, continua in modo ancora più complesso in età moderna. Quindi ricordiamo in primo luogo lo stesso padre dell'umanesimo tedesco, il grande poeta Konrad Celtis, a cui si deve tra l'altro il primo corso universitario dedicato alla Germania di Tacito nel 1500 a Vienna, dove l'umanista si è trasferito su invito di Massimiliano I e dove, nel 1515, uscì postuma un'edizione dell'opera tacitiana accompagnata da alcuni frammenti poetici che Celtis aveva dedicato all'argomento. Eh, già nel discorso inaugurale tenuto nel 1900 e qua, eh, 1492 presso l'Università di Ingolstadt, Celtis aveva offerto un'immagine idealizzata degli antichi germani, miante all'esaltazione dell'impero contro il papato. La riforma protestante diede poi ulteriore impulso a questa corrente interpretativa basata sull'identificazione tra la libertas dei Germani e la nuova libertà politica-religiosa rivendicata da Lutero. Nel frattempo, la pubblicazione dei primi sei libri degli Annales. Aveva offerto ulteriore materia per questo tipo di interpretazione. In particolare il ritratto di Arminio, che abbiamo citato, che è schizzato nel paragrafo 88 del secondo libro degli Annales, presentava il modello del Liberator Germaniae, le ore che aveva saputo sconfiggere le legioni romane a Teutoburgo. Il contributo decisivo per la nascita del culto moderno di Arminio, che durerà fino all'Ottocento, fu dato da Ulrich von Hutten nel suo dialogo eh, Arminius, del 1519, pubblicato postumo nel 1529. Ora, con un salto cronologico, visto che qui il tempo stringe, andiamo direttamente al secondo periodo storico in cui la Germania di Tacito ricoprì un ruolo essenziale. Si tratta precisamente del periodo che va dalle guerre napoleoniche alla seconda guerra mondiale. La prossima, e riprendiamo proprio dal culto di Arminio, e eh, ricordiamo che eh, già pochi, pochi anni dopo la Guerra di Liberazione un patriota tedesco, l'architetto Ernst von Bandel, aveva cominciato a pensare alla realizzazione di un'opera monumentale da dedicare ad Arminio nella foresta di Teutoburgo. La realizzazione del monumento, che vedete nella diapositiva, eh, impiegò gli anni dal 1838 al 1875 per le sue dimensioni colossali vedete, e la continua mancanza di fondi. L'inaugurazione solenne quattro anni dopo che Bismarck aveva programmato il Reich segna l'inizio di una fase sempre più accesamente nazionalista. In questo periodo l'opera di Tacito, in particolare la Germania, fu utilizzata come uno dei testi fondamentali per la formazione della coscienza nazionale tedesca. Il processo di identificazione delle radici di una nazione moderna nell'antichità classica trova diversi paralleli nell'età del romanticismo. Basti pensare anche all'Italia con il suo mito di Roma, ma anche alla Romania o alla Grecia. La ricerca di miti classici fu una conseguenza del bisogno di creare dei nuclei ideologici che potessero divenire il collante dei nuovi stati nazionali. La prossima. Tra i contributi per raggiungere questo obiettivo ricordiamo in primo luogo quello del fondatore. Della eh, germanistica ottocentesca, Jacob Grimm, che tutti conosciamo per la sua raccolta di fiabe fatta con il fratello Wilhelm. Grazie agli, agli appunti di un suo studente, sappiamo che all'università di Gottinga nel semestre invernale 1835-36 eh, Grimm dedicò un corso alla Germania di Tacito e pubblicò un'edizione dell'opera corredata dalla raccolta di brani. Di argomento germanico tratti da altre opere tacitiane di cui qui vedete il frontespizio. L'idea principale svolta durante le lezioni, che prendevano in esame la geografia, la mitologia e il diritto, era quella di identificare le antichità germaniche attestate nella monografia di Tacito con quelle tedesche indagate dagli storici medievali. In particolare, Grimm è il fondatore della teoria della continuità del diritto germanico in quello tedesco e dell'esistenza di uno stretto legame tra il patrimonio mitologico germanico e la cultura popolare tedesca, di cui si spiega il suo interesse anche per le fiabe, il folklore. La prossima. E, mh, vediamo che questo filone esegetico culmina poi nelle eh, 750 pagine del monumentale Commento alla Germania. Ad opera di Carlo Milenov, allievo e successore di Grimm. Anche Milenov tendeva a idealizzare l'immagine degli antichi Germani e, in particolare, vedeva nelle istituzioni politiche descritte nei capitoli 13-15 della Germania un sostegno alle idee liberali del pensiero costituzionale tedesco, la cui sintesi è rappresentata dal primo volume della monumentale Deutsche Verfassungsgeschichte di Georg Weiz vediamo nella prossima, in questo libro, e anche questo volume aveva avuto origine proprio da un corso universitario sulla Germania di Tacito. Al centro del pensiero di Weiz c'è infatti il tema della germanische freiheit, cioè la libertas, già messa in rilievo nella Germania di Tacito dagli umanisti. Il pensiero liberale di Weiz si fondava appunto sull'antica libertà dei germani. In questa prospettiva la distinzione tra Citiana, tra Princeps e Nobilitas è uno dei temi fondamentali dell'argomentazione, perché Weiss sosteneva che la nobiltà tra gli antichi germani non è mai esistita e in tacito appare chiaro che il Princeps è tale perché è eletto dal popolo e la stessa Gefolgschaft, cioè il Comitatus del Princeps, non è al seguito di un signore nobiliare ma l'espressione di un potere detenuto per elezione. Come ha osservato giustamente lo storico romano Mario Mazza, eh, conforta sentire in questa ricostruzione lo spirito migliore del costituzionalismo ottocentesco nel suo punto più alto di razionalità e di rigore, specie se si confronta con quanto di più torbidamente mistico, irrazionale e reazionario ha saputo escogitare su questi temi della Führerschaft e della Geforschaft, certa storiografia tedesca nel periodo tra le due guerre. Si può aggiungere che proprio dalla filologia tedesca di fine Ottocento e inizio Novecento provennero invece gli studi migliori sulla Germania di Tacito sotto il profilo propriamente filologico ed esegetico. La prossima. Qui vediamo l'opera che fino ad oggi si può considerare il contributo scientifico più importante sull'argomento, ossia il libro pubblicato nel 1920 dal grande filologo classico Edward Norden di Germanische Urgeschichte in Tacitus Germania, che, come vedete, riporta una, una citazione da Grimm. E, quindi, quest'opera è interessante perché ha saputo fornirci una delle interpretazioni più, più importanti del, del quarto capitolo, della Germania, dove ehm, i popoli eh, sono definiti eh, come eh, una, una stirpe propriam et sinceram et tantum sui similem gentem, cioè un popolo a sé stante puro e simile solo a se stesso. Eh, forse passiamo alla prossima: Andiamo. sì, e, ehm, e, i, i, I tratti fisionomici eh, sono costituiti da troces et ceulei oculi, rutile come, magna corpora, quindi occhi cupi e azzurri, capelli rossi, grande corporatura eh, per capire come si sia sviluppata questa concezione. Norden ne tracciò l'origine nel trattato di Ippocrate, del corpus Ippocraticum, a Iacque Luoghi, dove nel capitolo 19 si dice appunto che il popolo degli sciiti è diverso da tutti gli altri e simile solo a se stesso, come accade per gli egiziani. Quindi l'uniformità dei tratti somatici era, nel modello ipocratico, l'elemento che caratterizzava i popoli dell'estremo nord, ma anche quelli dell'estremo sud. Norden ha chiarito che tale concetto è divenuto un motivo vagante, van der motif, nell'etnografia greco-romana. E probabilmente esso giunse a Tacito attraverso la mediazione delle opere di Posidonio e Plinio. Eh, gli occhi azzurri e i capelli rossi dei Germani si ritrovano infatti in Posidonio per caratterizzare i Cimbri, che gli considerava un popolo celtico. Ma probabilmente la fonte principale di Tacito furono i Bella Germania di Plinio il Vecchio. Perché lo stesso Plinio, eh, come vedete nella diapositiva, descrive in termini simili nella Naturalis Historia. Cioè i popoli dell'estremo nord, sia quelli dell'estremo sud. Eh, a proposito degli abitanti degli antipodi, ci dice infatti, come vedete, ipsos veros eccede hominum magnitudim, rutilis comunis, ceuleis oculis, o e sono troci. Praticamente le stesse parole di Tacito. Quindi l'esegese di Norden collocava Tacito all'interno di una tradizione letteraria. Anche il famoso accenno al nodo dei suebi, vediamo nella prossima diapositiva dove ci dice appunto insigne gentis obliquae crinem nodoque substringe. quindi segno caratteristico di questo popolo è raccogliere i capelli da un lato e stringerli con un nodo seppur è confermato dai trovamenti archeologici come quello che vedete, la famosa mummia di palude di Osterby in realtà è un luogo comune che troviamo già in Seneca dove si dice nec rufus crinis et coactus in nodum aput vi vium dede, Quindi. I capelli rossi e stretti in un nodo presso i Germani non sono sconvenienti per un uomo. Quindi no, ci ha fornito direi, la migliore interpretazione della Germania di Tacito: anche se poi a dire il vero, eh, come sappiamo. Eh, nel 1938 il Norden, per le sue origini ebraiche, fu costretto all'esilio in Svizzera. E invece, nella Germania nazista trionfò quella strumentalizzazione della Germania in chiave ideologica, quindi in chiave razzista, pangermanistica, che è stata magistralmente indagata da Luciano Canfora eh, in un libro del 1979, La Germania di Tacito: da Engels al Nazismo. Tra l'altro, lo stesso Luciano Canfora sarà qui domenica prossima. Concludo quindi, se mi permettete, qui invece con una mia piccola personale utopia basata sulla lettura di un capitolo della Germania. Si tratta del capitolo dove si parla della popolazione degli Ermundu e quindi se andiamo alla prossima diapositiva vi illustro dove, ecco gli Ermundu e vedete sono questa popolazione qui che stava presso il confine del Danubio. Ecco. E, allora, nella prossima leggiamo semplicemente... La, eh, la descrizione che Tacito ci dà di questa popolazione più vicino a noi, per seguire il corso del Danubio come prima quello del Reno, si trova il popolo degli Amundu, il fedele ai Romani. Perciò, sono gli unici tra i Germani ad esercitare il commercio non solo lungo la riva del fiume, ma anche nell'interno: in quella colonia davvero splendida che si trova nella provincia di Ezia. attraverso la frontiera ovunque senza sorveglianza. E mentre agli altri popoli facciamo vedere solo le armi e i nostri accampamenti, ad essi abbiamo aperto le case e le ville perché non le desiderano. Come possiamo notare, si tratta di una splendida utopia di convivenza pacifica: confini aperti senza invasioni, libero commercio, virtù civile. Sono questi, a mio parere, gli ideali più autentici che la Germania di Tacito ci ha trasmesso. Tacito sapeva guardare allo straniero non solo come a un acerrimo nemico di Roma, ma anche come un possibile partner di scambio su un piano di reciproca comprensione e rispetto. E questo è appunto l'insegnamento che mi piacerebbe la lettura della Germania di Tacito potesse ispirarci ancora oggi. Grazie. Grazie professor Oniga per questa lezione bellissima, devo dire avremmo avuto credo di interpretare anche... Eh, il giudizio di molti della sala, piacere di sentirla par parlare ancora. Dottissima la relazione, bellissima nei tempi perché la Clessidra ancora non ha terminato il suo corso, eh, peraltro, con citazioni che vanno da Grimm, eh, che non ci saremmo aspettati forse in molti: eh, dalle favole a Tacito, passando per Norden, eh, il professor Canfora e eh, eh, anche il mio maestro Mario Mazza, che mi piace ricordare e che dunque ringrazio per aver menzionato. Eh, ora chiamerei la professoressa Silvia Orlandi a tenerci la sua lezione e ti ringrazio. Grazie a te. <ride> Spoiler. Il mio contributo a questa serie di conversazioni si colloca, come potete vedere, dopo la relazione appena svolta dal professor Oniga e prima... Di quella che Annalisa Lomonaco terrà subito dopo di me sulle immagini di Europa nel mondo greco-romano. Quindi a metà tra fonti letterarie e fonti archeologiche, quindi una giusta collocazione per la particolare categoria di documenti su cui vorrei incentrare la mia attenzione, e cioè le iscrizioni, che costituiscono, come ha già detto Massimiliano, un osservatorio privilegiato per comprendere come erano visti e presentati dai romani stessi i loro nemici. Le iscrizioni infatti condividono con le fonti letterarie il fatto di essere testi scritti, costituiti da parole, ma sono al tempo stesso documenti che acquistano un pieno significato solo se considerati nella loro materialità di monumenti e oggetti archeologici. Con una componente visiva molto forte e che viene ulteriormente amplificata dalla cassa di risonanza costituita dal contesto in cui erano collocati. Gli abitué di questo ciclo di lezioni, e sono tanti, non avranno mancato di apprezzare l'uso che di questo particolare tipo di comunicazione umana è già stato fatto in occasioni precedenti, e penso, ad esempio, alla prima lezione di quest'anno, quella di Francesca Cenerini sul ruolo delle donne nella costituzione dell'Europa, o anche alla conferenza dedicata l'anno scorso da Orietta Rossini alla mostra su Spartaco, in cui appunto erano esposti molti materiali scritti. E quando dunque Katia Fauci e Massimiliano Ghilardi mi hanno proposto di partecipare a questa impresa affrontando un tema dal punto di vista eh, che conosco meglio, eh, ho accettato la sfida perché l'uso di questo particolare tipo di materiali si può considerare ormai sdoganato e per prendere in prestito, come vedete, la slide iniziale di una conferenza che una giovane collega ha tenuto qualche giorno fa al lapidario civico di Modena, l'epigrafia non fa paura. Ma a parte questo, la sfida è stata accettata soprattutto perché effettivamente l'epigrafia, nella sua estrema varietà, offre davvero mille spunti utili per affrontare un tema tanto vasto quanto interessante come quello dei nemici di Roma. Va detto innanzitutto che quello di nemico non è un concetto stabile e immutabile ma una definizione che inevitabilmente varia nel corso del tempo con il variare delle circostanze, per cui chi oggi è un nemico, domani potrebbe essere un alleato o addirittura parte integrante della stessa popolazione che un tempo aveva combattuto. Questa idea l'ha espressa prima e meglio di me l'imperatore Claudio nel 48 d.C., quando pronunciò un discorso in Senato per appoggiare la proposta di estendere ai magistrati delle città della Gallia Comata, cioè della regione che aveva come capitale Lugdunum, l'attuale Lione, la possibilità di rivestire cariche e di entrare quindi a far parte del Senato di Roma. Come tutte le proposte che prevedono l'estensione di un privilegio, anche questa non era stata accolta con unanime favore dai senatori romani. E Claudio quindi ritenne opportuno perorare questa causa con le armi che, da intellettuale qual era, padroneggiava meglio, e cioè con un'analisi storica di come in realtà il passato di Roma non era affatto sempre uguale a se stesso, ma poteva essere descritto come un susseguirsi di continue novità. Conosciamo il contenuto di questo discorso da un breve resoconto che ne fa tacito negli annali ma lo conosciamo soprattutto parola per parola da una grande iscrizione, nella prossima slide, rinvenuta e conservata a Lione, che reca eh, inciso tutto il testo del discorso di Claudio, che a un certo punto, parlando degli antichi re di Roma, nella prossima slide, eh, e facendo eh, osservare che alcuni di loro di Roma non erano, dice esplicitamente che Numa, Romolo, successerit ex sabinis beniens, vicinus quidem settunc externus, che cioè a Romolo succedette Numa, che veniva dalla Sabina, un territorio confinante sì, ma allora ancora esterno allo Stato romano, a dimostrazione di come un tempo fosse stato nemico anche chi ormai da secoli era parte integrante appunto dello Stato romano. Più avanti, nella, in un altro punto dello stesso discorso, parlando dei Galli, nella prossima slide, ancora una per favore, grazie, dice che sì, hanno impegnato per dieci anni in battaglia Giulio Cesare, bello per Decemannus Exerquerum Divum Iulium, ma ora sono da anni alleati che hanno dato prova di fedeltà e ossequio anche in circostanze difficili. Mobile fidem obsequiumque multistrepidis rebus nostris plus quam expertum. Quindi il concetto di nemico varia nel corso del tempo e si sposta man mano che le mire espansionistiche di Roma si ampliano dal Lazio all'Italia, ai territori gallici a nord del Po e delle Alpi, nonché alle opposte sponde del Mediterraneo. Di tutto questo le iscrizioni conservano traccia nel modo e nel linguaggio propri di un mezzo di comunicazione destinato alla fruizione pubblica di cui i romani intuirono molto presto le potenzialità propagandistiche, dove la menzione dei popoli di volta in volta vinti e conquistati viene presentata sostanzialmente come una lunga e ininterrotta serie di trionfi. Le sconfitte che pure ci furono e furono a volte cocenti e terribili, l'abbiamo sentito dalle parole del professore Brizzi, ma c'è un altro nome da menzionare uno per tutti canne non trovano affatto posto in questi messaggi e i rischi e le difficoltà quando vengono esplicitamente menzionati servono soprattutto in realtà, a far risaltare la capacità del romano di turno di affrontarli e superarli. Di nemici vinti si parla in un gran numero di iscrizioni, soprattutto a partire dalla tarda età repubblicana, e lo si fa nei modi e nei contesti più vari, di cui vi darò solo qualche esempio. E nella prossima slide. Negli elogi funebri incisi sui sarcofagi rinvenuti nel sepolcro della famiglia degli Scipioni all'inizio della Via Appia, qui ne vedete una copia che è quella conservata nel sepolcro mentre l'originale è ai musei vaticani, non manca mai la menzione delle loro conquiste militari. Per cui di Scipione Barbato, ad esempio, nella prossima, si dice che conquistò Cepit, Taurasia, Cisaunia e Samnio, cioè durante. Le, evidentemente durante le guerre sannitiche. Oppure, con il bottino riportato in patria dalle guerre di conquista nelle città greche, alcuni generali vittoriosi scelsero di dedicare a Roma e in varie altre città d'Italia come trofeo di guerra, ma anche come scelta di condivisione della conquista con l'intero corpo civico e non solo con i loro soldati, alcune delle opere d'arte che di questo bottino facevano parte, come testimoniano le basi iscritte che di queste opere oggi perdute fungevano da sostegno. Ne conosciamo vari esemplari che recano tutti grosso modo la stessa sequenza di informazioni, come ad esempio nella prossima slide, eh, in questo caso eh, in cui si dice che il console Lucio Mummio aveva Sottinteso dedicato questa statua, questo oggetto, non necessariamente una statua, dopo aver conquistato la Caia, Achea Capta, cioè la regione in cui si trovava Corinto distrutta appunto da Lucio Mummio nel 146 a.C., i generali vittoriosi poi si pregiavano di cognomina ex virtute, cioè di soprannomi derivati dal popolo che con la loro virtus, cioè con il valore militare, avevano conquistato, meritando l'onore di poter conservare per sempre il ricordo di questa impresa nel loro nome, come nel caso ad esempio di Publio Cornelio Scipione che dopo la vittoria di Zama nella seconda guerra punica assume il cognomen africanus e che come tale è ricordato nella prossima slide, anche sulla base della statua, non particolarmente a fuoco, <ride> che raffigurava sua figlia Cornelia, la famosa madre dei gracchi, che viene definita non semplicemente publi figlia, ma africani figlia, così come Cecilia Metella, che è stata rievocata già da... Francesca Cenerini nella prima, eh, nel primo appuntamento di questo ciclo di lezione, nella prossima slide, ehm, compare nell'iscrizione del suo famoso sepolcro sulla via Appia come quinti Cretici filia, perché suo padre, Quinto Cecilio Metello, si era reso protagonista della conquista di Creta. È chiaro che nel linguaggio. Paludato e lapidario di iscrizioni di apparato come queste, tutto appare molto asettico, poco sfumato, nel rigido rispetto dei ruoli tra vincitori e vinti. Ma questo non significa che sia impossibile trovare anche nell'ambito di questo tipo di testimonianze, che, come vi dicevo, si caratterizzano per la loro estrema varietà, tracce di atteggiamenti. Un meno ufficiali e un po' meno rispettosi nei confronti dei nemici penso in particolare alle iscrizioni che compaiono sulle ghiande missili nella prossima eh, slide cioè sui proiettili di piombo che nelle mani dei frombolieri nella prossima cioè dei reparti speciali di lanciatori di fionda di cui era dotato l'esercito romano, diventavano armi micidiali come pallottole. Molte ghiande, infatti, si caratterizzano per la presenza di iscrizioni, che a volte indicano semplicemente attraverso il numero della legione o il nome del comandante il corpo militare a cui il proiettile apparteneva, ma a volte contengono anche messaggi ingiuriosi nei confronti dei nemici secondo una pratica che. Come possiamo vedere nella prossima slide, eh, che è saltata, eh, eh, non è mai stata abbandonata e che vanta numerosi tentativi di imitazione, eh, come testimoniano le bombe non solo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche di conflitti più recenti. È interessante, per ribadire ancora una volta la mobilità del concetto di nemico, che tra gli esempi di insulti più significativi, rivolti ai nemici tramite questo diciamo, particolare mezzo di comunicazione, ci siano le ghiande missili usate durante la guerra di Perugia, cioè il conflitto che nel 41-40 a.C. vide opposti Ottaviano da un lato e Lucio Antonio, fratello di Marco, dall'altro. Quindi non una guerra contro un nemico esterno, ma un conflitto civile in cui il nemico non era uno straniero, ma un romano, un romanissimo avversario politico, cui non per questo vengono risparmiate violenze né fisiche né verbali, anzi, come si può vedere da queste ghiande che contengono insulti nei confronti di Lucio Antonio, eh, che qui viene appunto deriso per la sua calvizie. Luci Antoni, calve peristi, Lucio Antonio, il calvo, sei morto, ma vi assicuro che non mancano epiteti anche peggiori e insulti molto più volgari. Il nemico quindi non è necessariamente fuori dai confini e, sempre per valorizzare di questo concetto anche le sfumature e le complessità, non è nemmeno qualcosa da conquistare necessariamente con la guerra e con la violenza. Certo, le conquiste romane sono eh, tappezzate di battaglie cruente, di episodi sanguinosi, di de deportazioni spietate, ma Roma non avrebbe mai potuto fondare un impero così vasto e duraturo se alla voce delle armi non avesse saputo affiancare quella della politica e della diplomazia, che fece sì che l'annessione di vari territori avvenne in un modo, se non del tutto pacifico, almeno poco cruento. Grazie alla capacità di alcuni sovrani di, diciamolo, saltare per tempo sul carro del vincitore, ottenendo un trattamento privilegiato per sé e risparmiando ai propri sudditi perdite più gravi, passando quindi dallo status di nemici a quello ufficiale e ambito di amici del popolo romano. Un buon esempio in questo senso è costituito dai popoli che abitavano le Alpi occidentali, il cui re Cozio dedicò nella città di Segusium, l'attuale Susa in Piemonte, un arco onorario ad Augusto, che vediamo nella prossima slide, in cui compare il nome di Marcus Iulius Cozius, nella prossima, che lo qualifica come ormai titolare della cittadinanza romana e con la carica di prefectus, con cui continuava ad essere il capo delle sue genti, ma non più come sovrano autonomo, ma come governatore nell'ambito dell'amministrazione romana. Di questa iscrizione, che originariamente doveva essere in lettere di bronzo, non restano che le tracce degli alveoli, come avete visto. Ma il testo può essere integralmente ricostruito grazie al confronto con un'altra iscrizione incisa nella stessa circostanza su un altro monumento, la prossima, e cioè il trofeo eretto nell'attuale località di La Turbì, che si trova in un posto assolutamente meraviglioso sopra Monte Carlo, e che fu eretto proprio per ricordare la sottomissione dopo una breve campagna militare dei popoli che abitavano quella regione. Ma non sempre le cose vanno bene e non mancarono anche negli anni delle conquiste più spettacolari episodi che segnarono drammaticamente l'avanzata o i tentativi di avanzata delle truppe romane. E tra queste, come abbiamo sentito più volte oggi, una ferita che rimase a lungo aperta fu la sconfitta che l'esercito romano guidato da Quintilio Varo subì nel 9 d.C. nella selva di Teutoburgo. E non a caso, nella prossima slide, la scorsa settimana, Massimiliano ha ricordato il libro più recente sull'argomento. Eh, che si intitola appunto il nemico indomabile. E, sempre non a caso, di questo episodio che non fu una semplice sconfitta ma, ma un'autentica carneficina, avete avuto già modo di conoscere dalla viva voce di Valerio Massimo Manfredi una testimonianza particolarmente significativa, e cioè una bellissima iscrizione che vediamo nella prossima slide. Conservata al Landesmuseum di Bonn, non quindi nel museo di, del luogo della battaglia ricordato da Andrea Steiner, e dove si ricorda il destino di Marcus Celius, centurione originario di Bologna, eh, che cadde sul campo di battaglia Cecidit bello Variano, quindi durante la battaglia, eh, la campagna condotta da Varo forse senza che le sue ossa ricevessero mai degna sepoltura. Sappiamo infatti da Tacito che alcuni anni dopo la battaglia, nel 15 d.C., Germanico, il nipote dell'allora imperatore Tiberio, si recò sul luogo della strage con l'intento di recuperare i resti dei caduti. Ma quello che trovò fu un tale ammasso di ossa e membra sparse che non fu più possibile distinguere i corpi dei romani da quelli dei nemici. Le parole di Tacito sono veramente eh, molto forti in questo senso, tanto che Germanico decise, o meglio fu costretto a decidere, di seppellire insieme gli uni e gli altri, omnes ut coniunctos, cioè tutti come se fossero parenti, dice Tacito, a denti stretti, molto stretti. La stele di Marco Celio, nella sua oggettiva bellezza e soprattutto per la microstoria straziante che racconta, non ha attirato solo la nostra attenzione, mia e quella di Valerio Massimo Manfredi, visto che, come vediamo nella prossima slide, un'intera mostra è stata allestita nel 2009, prima a Xanten e poi a Bonn, tutta incentrata intorno a questo monumento, dai cui singoli elementi si è tratto spunto per illustrare i più diversi aspetti della società romana, dall'esercito all'onomastica, all'abbigliamento, agli usi funerari, in un perfetto esempio di quello che oggi si chiamerebbe object-based learning, cioè un apprendimento basato su un oggetto, che è una delle linee di tendenza dell'attuale didattica museale. Ah, parlando appunto di criteri museografici eh, come ha fatto Andrea Steiner all'inizio. Ma non basta, perché credo che alla stele di Marco Celio debbano molto, pur non dichiarandolo esplicitamente, anche Jean Dufaux e Philippe Delaby, nella prossima, che sono gli autori di una fortunata serie di fumetti, Murena, pubblicata in vari volumi in Francia eh, e tradotta adesso anche in Italia che, come possiamo vedere nella prossima slide, per disegnare il, dis il personaggio del centurione credo abbiano preso più di uno spunto, come potete vedere dal confronto tra le due immagini, dai particolari della corazza del pluridecorato ma molto sfortunato Marco Celio. In ogni caso la disfatta di Teutoburgo, per quanto epocale, segnò solo una battuta d'arresto, non la fine della politica espansionistica romana, che anzi negli anni successivi riprese con rinnovato vigore fino a portare i confini dell'impero alla loro massima espansione. E lo testimonia ad esempio il testo di un'altra iscrizione che tutti voi immagino avrete visto nel cortile d'ingresso dei musei capitolini. La prossima slide, per favore. È un'epigrafe eh, e si trova nel cortile del Palazzo dei Conservatori, proprio all'ingresso dei Musei Capitolini. È un'epigrafe originariamente composta in lettere metalliche, di cui restano però soltanto gli alveoli, cioè i solchi in cui le lettere erano inserite, e che dovete immaginare incassata nell'attico, nell cioè di un arco onorario, che scavalcava la via Lata, cioè l'attuale via del Corso. Se ne conserva solo una parte, ma... Grazie anche ad alcuni frammenti che furono visti e disegnati nel XVII secolo e poi sono andati perduti, si può ricostruire praticamente per intero, come possiamo vedere nella prossima immagine. Si tratta di una dedica che il Senato e il popolo di Roma, Senatus Populusque Romanus, posero all'imperatore Claudio, qui ricordato naturalmente con tutta la sua titolatura, per la conquista della Britannia. Che viene descritta con dovizia di particolari mirabolanti, anche un po' esagerati, volutamente esagerati. Infatti, dice il testo, per aver vinto undici re dei, dei di Britanni, Paucis Diebus, Ebus, Paucis, anzi, in pochi giorni, senza alcuna perdita, sine nulla iactura, e per aver ridotto per primo sotto il potere del popolo romano genti barbare. Trans oceanum sitas, cioè poste al di là della Manica. Quindi le inevitabili e in alcuni casi anche terribili difficoltà causate sia dai nemici che dal destino, pestilenze, alluvioni, cose di questo genere, che l'esercito romano si trovò ad affrontare nelle campagne contro i Daci non vengono invece taciute nel eh, racconto che delle affidato, eh, che que di queste campagne militari affidato non alle parole ma alle immagini dei rilievi che si svolgono sulla superficie della colonna traiana, come possiamo vedere nella prossima slide, in cui sono assegnati colori diversi alle diverse tipologie di avvenimenti descritti, discorsi, costruzioni, marce, eh, disastri e così via. Non vengono taciute, però, in questo caso non per sminuire il ruolo dell'esercito romano, ma al contrario per esaltare i meriti e l'inesauribile capacità di resilienza dei soldati romani e dei loro generali che erano i veri protagonisti del programma decorativo e anche del corredo epigrafico del Foro di Traiano nella cui piazza erano esposte le statue onor onorarie di molti viri militares, cioè di quei comandanti che si erano fatti valere combattendo al fianco dell'imperatore come compagni d'arme, comites, termine da cui deriva il moderno titolo nobiliare di conte. Con il passare del tempo, però, le difficoltà sul confine orientale dell'impero si fecero via via più pressanti e complesse, con sconfinamenti eh, sempre più frequenti di barbari in cerca di nuove terre, di bottino da razziare e di ostaggi da catturare. È a uno di questi episodi che si riferisce una bellissima ara iscritta, nella prossima slide, dedicata alla vittoria, ehm, nella città romana di Augusta Vindelicorum, l'odierna Augst in Baviera. Bellissima in questo caso, non è solo un'opinione personale, che peraltro condivido, come direbbe Vergonzoni, visto che questo monumento è stato scelto come pezzo d'apertura della mostra Roma e i barbari, nella prossima slide, okay. eh, allestita nel 2008 a Venezia e campeggiava da sola nella sala d'ingresso di Palazzo Grassi, perfettamente illuminata come una prima donna praticamente. Se torniamo indietro di una immagine, per favore, grazie. La dedica fu posta nel 260 per ricordare una vittoria sui barbari Semnoni e Yutungi che erano stati sconfitti e messi in fuga, Cesos fugatosque, si legge, riuscendo così a liberare migliaia di italiani, multis milibus italorum, che erano stati fatti prigionieri durante le scorrerie di questi barbari oltre le Alpi. Il nome del dedicante, Simplicinio Geniale, all'epoca governatore della Rezia, fu poi eraso per damnatio memorie, visto che aveva commesso l'errore di schierarsi dalla parte dell'imperatore postumo, considerato un usurpatore dal legittimo titolare del potere imperiale gallieno. Questa vittoria fu forse l'ultima prima del definitivo abbandono da parte dei romani di ogni velleità di controllo dei territori a est del Reno e a nord del Danubio, da cui provenivano i popoli di origine germanica, goti, alamanni, franchi, che progressivamente segnarono la fine dell'impero romano d'Occidente. Un impero sempre più indebolito ed esposto alle minacce dei nemici, non più solo sull'Imes, ma anche dentro i confini, fino ad arrivare alla capitale stessa dell'impero. Roma, che fu prima assediata e poi saccheggiata dalle truppe di Alarico nel 410. Il sacco di Roma del 410 fu un autentico shock per i romani, tanto che sulle prime non trovarono nemmeno, come si dice, le parole per dirlo e le iscrizioni che fanno riferimento ai danni provocati ai monumenti di Roma in quest'occasione non parlano mai di barbari o di saccheggi, ma si limitano ad accennare a un destino, a un evento fatale, si legge fatalis necessitas, fatalis casus, mai si parla di barbari. E bisognerà aspettare il 455, due slide in avanti per favore. Ecco. Bravo. Quando Roma fu oggetto di un nuovo sacco da parte dei vandali di Genserico perché anche le iscrizioni comincino a chiamare le cose con il loro nome. Perdendo anche l'ultimo vero di pudore che aveva caratterizzato fino a quel momento il linguaggio epigrafico. È solo allora, infatti, che quando il prefetto urbano Castalius Innocentius Audax restaura una statua, dice che era stata abbattuta, sublata, barbarica incursione da una scorreria di barbari. Mentre a destra vedete l'iscrizione che ricorda la distruzione e poi il ripristino della Basilica Paleocristiana di Portus, in cui si fa riferimento ad un'ancora più impressionante Vandalica Rabies, rabbia vandalica. Ed è anche da questi piccoli dettagli, da queste sfumature nel dare un nome alle cose, che si evince come alcuni avvenimenti costituiscano non solo delle svolte storiche, ma anche delle vere e proprie soglie psicologiche, dei momenti a partire dai quali niente è più come prima. Ed è appunto in questo quadro che vorrei inserire l'ultimo documento di cui vi vorrei parlare e per il quale mi prendo la libertà di attingere ad un episodio che a rigore esula dal tema scelto per questo ciclo di incontri, e cioè Roma e l'Europa, perché riguarda in realtà il confine orientale dell'impero e un altro nemico di cui i romani non riuscirono mai ad avere ragione definitivamente, e cioè i persiani. Nello stesso anno 260 in cui veniva dedicata l'ara della vittoria che abbiamo visto pochi minuti fa, l'esercito romano subiva un'altra epocale eh, disfatta nella battaglia di Edessa, che coinvolse non solo decine di migliaia di soldati, ma lo stesso imperatore Valeriano, che in quell'occasione comandava personalmente l'esercito e che fu catturato e poi ucciso dal re persiano Shapur, Sapore. Conosciamo questo episodio dal racconto di vari storici, Zosimo, Eutropio, Aurelio Vittore, ma anche da un'iscrizione, non latina questa volta, ma persiana. Nella prossima slide vedete che sulla parete della roccia in cui sono scavate le tombe dei re di Persia nei pressi di Persepoli, Oltre a un rilievo, come vediamo nella prossima immagine, che raffigura appunto Sapore I a cavallo mentre trattiene con il braccio trionfante la mano di Valeriano e riceve l'omaggio di Filippo Larabo, l'altro imperatore che vedete inginocchiato davanti a lui in segno di sottomissione, intorno a questo rilievo è inciso appunto anche un lungo testo redatto in tre lingue, greca versiana e partica, in cui sono narrate le imprese di Sapore I. E l'episodio della cattura di Valeriano, che dalle fonti romane è dipinto comprensibilmente come una tragedia inaudita, è qui descritto altrettanto comprensibilmente con toni trionfalistici, perché, dice Sapore, il Cesare Valeriano, noi, noi Sapore, lo catturammo facendolo prigioniero con le nostre mani. Un episodio, dunque, che ci porta lontano dai confini dell'Europa, ma che ci ricorda molto bene come uno stesso fatto possa essere raccontato da molti punti di vista diversi. E che, cambiando la prospettiva, a volte gli altri, i nemici, siamo noi. Grazie. Grazie per questa lezione, non ci sbagliavamo evidentemente con Katia. L'applauso così prolungato che ti è stato riservato dimostra che l'epigrafia non, non fa paura a me, sì, perché in effetti tu lo ricordi meglio di me. Eh, Pancera faceva lezione il sabato mattina alle 8 eh, e noi dovevamo andare a lezione il sabato, lo ricordate in tanti, vedo. <ride> eh, quindi faceva paura a svegliarsi, e non poter uscire la sera, il venerdì, drammatico. Però eh, ci ha insegnato molto. Eh, il tuo maestro e comune docente di biografia latina. Peraltro mentre parlavi pensavo, so che esula dalla cronologia che hai affrontato a quel celebre carme eh, di Papa Vigilio, no? Dum Peritura Geteposuisent Castra Suburbe, in cui proprio i nemici sono citati, Ostibus Expulsis, e sono i goti. Eh, sono i danneggiamenti che vengono fatti al cimitero dei Giordani eh, durante il conflitto greco-gotico, no? alla tomba di, di Sant'Alessandro. Dunque, grazie veramente. Penso che l'epigrafia entrerà un po' di diritto a gamba tesa nei nostri incontri. Eh, professoressa Annalisa Lo Monaco, a te. Europa, giovane e bellissima. Europa dalle belle caviglie, Europa dai lunghi capelli biondi, questo ce lo racconta Esiodo. Evidentemente immagino, professor Strinati, che Guido Reni non leggesse Esiodo tutte le sere, mi sono detta guardando questa immagine. La cosa curiosa è che, a parte questi dettagli fisici, non conosciamo quasi nulla di lei. Non ne conosciamo con esattezza il significato del nome, ma su questo tornerò nelle battute finali. Non ne conosciamo l'età, i desideri, le amicizie, ma questo forse non ci stupisce. La cosa invece significativa è che non esiste una tradizione univoca sulla sua origine. Secondo i più, e questo è il filone al quale aderisce Euripide per esempio, Europa è una principessa fenicia, figlia di Agenore, re di Tiro. Principessa Fenicia è anche secondo Mero, ma è considerata figlia di Fenice. A una tradizione minoritaria, invece, fa riferimento, è una tradizione minoritaria ma antica anch'essa, che risale addirittura ad Esiodo, e che la voleva una delle Oceanine, figlia di Oceano e Teti, e perciò sorella gemella di Asia. Anche sulla gemellarità con Asia tornerò nelle battute finali. Di Europa rimane quindi tutto nell'ombra fino a un momento cruciale della sua vita, a un incontro che è un incontro d'amore, ma con un personaggio d'eccezione. Zeus, che, invaghitosi di lei, le si avvicina sotto forma di un toro. Un toro dal manto candido, mansueto, dall'alito profumato di rose o di zafferano, secondo un'altra versione. Naturalmente la incuriosisce, la ragazza gli si avvicina, gli sale in groppa e in questo momento il suo destino si compie. Il toro inizia a portarla lontano, oltre il mare, molto lontano, oltre il Dodecanneso, fino ad arrivare a Creta. Qui avviene una nuova metamorfosi del dio in aquila, un tentativo della fanciulla di sfuggirgli, finché sotto le fronde di un platano nei pressi di Gortina i due finalmente si uniscono. Questo dettaglio ci è raccontato nel IV secolo da Teofrasto, un allievo di Aristotele. Più o meno contemporaneamente la città di Gortina emette una serie di monete in argento, come vedete bellissimi iconi, nei quali è raccontata più o meno la stessa storia. Vedete la fanciulla tra le fronde dell'albero? Eccola qui, che tenta di sfuggire, ma che in un caso ha accoglie in grembo Zeus già sotto forma di aquila, la vedete qui ad ali spiegate. Il platano tra l'altro, ritorniamo, eccolo, eh, tuttora esistente nei pressi di Cortina, è un platano che tuttora accoglie eh, sotto le sue fronde le fanciulle che, desiderose di una gravidanza, sperano in qualche modo che il loro desiderio sia esaudito e quindi si addormentano sotto l'albero. Ma penso che non incontrino Zeus, povere loro. A Creta, il destino di Europa sarà tutt'altro che infelice. Prima di abbandonarla, Zeus le farà doni preziosi, le regala una collana d'oro forgiata da festo, Talos, un gigantesco guardiano di bronzo, un cane sapientemente addestrato che si chiamava Lealaps e un giovellotto della mira infallibile. Qualche tempo dopo, in seguito alla loro unione, Europa darà alla luce tre figli: Minosse, che sarà il futuro re di Creta e Radamante, entrambi fratelli sapientissimi giudici degli Inferi e delle, dei Campi Elisi, e Sarpedonte, ehm, che sarà re di Licia e che qui vedete raffigurato al momento della sua morte in questo bellissimo cratere di Eufronios. Non è ancora tutto. A Creta si celebrava in onore d'Europa una festa dal nome curioso, Ellotia si chiamava, durante la quale veniva portata in processione una enorme corona di mirto, dal diametro di oltre 9 metri, pensate, nella quale si pensava, così dicevano, che fossero contenute le ossa dell'eroina, che quindi veniva portata simbolicamente a spasso nella città. La cosa curiosa è che da Creta questa festa si diffonde anche nella Grecia continentale. Dunque direi una vita tutt'altro che infelice. Mi ero dimenticata di dire che a Creta Europa sposerà il re dell'isola Asterione e dunque diventerà regina e la stessa. Dicevo una vita che non definirei esattamente infelice e addirittura un culto dopo la morte. Nei suoi punti chiave la vicenda ha molto in comune con altri amori di Zeus, per soddisfare i quali il padre degli dei ricorre a complicate metamorfosi. Un esempio è il caso in cui si trasforma in cigno per giacere con l'Eda. Dalla loro unione avranno... Eh, saranno deposte due uova eh, da cui nasceranno Elena e Clitennestra, Castore e Polluce, ma solo Elena e Polluce, figli di Zeus. Ancora, complicata metamorfosi in pioggia dorata per giacere con Danae, che diventerà madre di Perseo. E forse la cosa ancora più complicata è la metamorfosi nel marito, nello sposo legittimo di Alcmena, Anfitrione, per giacere con la donna, eh, dalla unione nascerà ovviamente Eracle, ma come vedete qui che si tratti di Zeus e non di Anfitrione è indicato sapientemente dalla presenza dell'Aquila. Quello che la storia di Europa ha di diverso rispetto ai destini delle sue omologhe amanti di Zeus è l'esito finale della vicenda, perché la fanciulla è l'unica che, volata via in groppa al toro, non farà mai più ritorno alla sua terra di origine. Sentiamo il racconto direttamente dalle parole di Ovidio, dal secondo libro delle sue Metamorfosi. Sulla spiaggia la figlia del grande re è solita giocare col suo seguito di fanciulle di tiro. Ed ecco che, lasciato lo scettro solenne, il padre e signore degli dei, colui che con un cenno fa tremare il mondo, assume l'aspetto di un toro e mescolatosi alle giovenche, mugge e gironzola bello sul tenero prato. Il colore è proprio quello della neve non calcata dalla pianta di un duro piede, non sciolta dall'austro piovoso. Il collo è rigonfio di muscoli, dalle scarpe pende la giogaia. Le corna, è vero, sono piccolette, ma così ben fatte che potresti sostenere che sono fabbricate a mano e sono più diafane di una gemma pura. Niente di minaccioso nella fronte, lo sguardo non mette paura. Un muso tutto pace. La figlia di Agenore lo guarda meravigliata. È così bello! non ha fatto un'aria battagliera. Dapprima però, anche se tanto mansueto, ha timore di toccarlo. Poi gli si accosta e gli tende dei fiori verso il candido muso. Gode l'innamorato e, in attesa del piacere sognato, le bacia le mani. E ormai, a stento, a stento rinvia il resto, ed ora giocoso le saltella attorno sull'erba verde, ora distende il fianco color di neve sull'arena bionda e dissipata poco a poco la paura, le offre il petto perché lo palpi con la sua mano virginea, ora le corna perché li inviluppi di ghirlande appena intrecciate. Ad un certo punto la figlia del re si azzarda a sedersi sul torso del toro, senza sospettare di chi sia in verità. Allora il dio, allontanandosi con fare indifferente dalla terra e dalla spiaggia asciutta, comincia a imprimere le sue false orme sulla battigia, poi va più avanti, poi si porta via la preda sull'acqua, in mezzo al mare. Lei è piena di spavento e si volge a guardare la riva ormai lontana. La destra stringe un corno, la sinistra è poggiata sulla groppa. Tremolando le sue vesti si gonfiano nella brezza. La narrazione di Ovidio è sensuale e pacata. Non c'è spazio per timore e indugi nell'avvicinamento reciproco. Sebbene non abbia molte varianti, nelle sue linee essenziali l'intreccio è però più antico, vecchio almeno di sei secoli. Ricorre già, sebbene, i racconti più stringati, i meravigliosi versi di Esiodo, cui tra l'altro dobbiamo l'introduzione della figura del toro e l'ambientazione a Creta. E poi ancora di Bacchivide e di Eschilo. Alla principessa sono dedicati anche poemetti specifici, scritti a partire dal VII secolo, da Stesicolo di Mera, da Eumelo di Corinto, che si intitolavano Europeia. Fin dal racconto di Esiodo, nell'attimo immediatamente precedente all'incontro con il toro, la fanciulla viene immaginata intenta alla raccolta di fiori su un prato. E la cerimonia dell'antologia, raccolta di fiori, pericolosissima in Grecia, e la stessa cui era intenta Persefone avanti, poco prima di essere rapita da Ade. Non è un caso. La cerimonia, infatti, simboleggia lo stato virginale che le due fanciulle condividono, ma ancora per poco, con le loro amiche. Mosco era un poeta siciliano che viveva a Siracusa nel secondo secolo a.C., così sintetizza in poche allusive parole. Non a lungo doveva dilettarsi di fiori né conservare intatta la cintura virginale. Dunque mai raccogliere fiori in Grecia. Andiamo avanti di una. Veniamo alle raffigurazioni di Europa nell'antichità. Permettetemi, come vedete, di iniziare al contrario. Vedete infatti il dipinto di Tiziano, dove i caratteri dominanti sono sensualità e pathos, senso della tragedia in corso. In primo piano vediamo Europa scomposta in sella al candido e mansueto toro, avvinta a lui eppure intenta dimenarsi. L'inquadratura, così discinta a gambe divaricate rivolta verso lo spettatore, è un'assoluta novità e non corrisponde a nessuna iconografia tramandataci dal mondo antico. È una cosa che io trovo geniale. La fanciulla sembra dibattersi, come per divincolarsi, e insieme sembra giacere nella posizione supina, pronta a offrirsi all'amplesso. Non è l'unica novità. La scena si imposta qui, intorno a una scansione narrativa. Alla sinistra vediamo la linea di costa e le amiche d'Europa disperarsi e invocare l'amica rapita. Intorno alla coppia in viaggio, alleggiano invece a Morini, in volo o per mare, quasi un anticipo dell'unione che tra poco avverrà. Né la dimensione narrativa a più personaggi, né il senso di tragedia misto ad angoscia e insieme sensualità che emana il dipinto di Tiziano, proviene dal mondo antico, con un'unica eccezione che vedremo più avanti. La più antica raffigurazione a noi pervenuta del mito di Europa è poco contemporanea alla voce di Esiodo, tra la fine dell'ottavo e l'inizio del VII secolo. Si tratta di un Pitos, un contenitore, grande contenitore destinato all'immagazzinamento dei cereali. Purtroppo i due personaggi sono entrambi acefali, li vedete, è solo un frammento, ma sono ben caratterizzati. Il toro nelle proporzioni slanciate e già in movimento. La fanciulla, in sella in posa amazzonica, è riccamente abbigliata, vedete le vesti sapientemente ricamate, è già caratterizzata in questa fase come una principessa orientale. Di questo siamo assolutamente certi per il fatto che indossa un bracciale di foggia a sira e anche le scarpe a punta, anch'esse tipicamente orientali. Le linee che vediamo al di sotto dei due personaggi sembrano alludere alla linea di costa che man mano viene superata, dunque i due sono già in viaggio. Come vedete non vi è qui alcuna dimensione narrativa, ma è sufficiente l'indicazione dei due personaggi principali nel momento centrale dell'avvenimento, il viaggio per mare e il rapimento. È solo qualche decennio più tardi che il mito trova una grande varietà di raffigurazioni, con attestazioni non solo in ambito privato ma anche su edifici pubblici. Le più antiche puntano già l'accento sul ratto e non sull'incontro dei due personaggi, che vedremo è un filone che si svilupperà in seguito. Una delle più belle è senz'altro la metopa del tempio Y a Selinunte. La fanciulla è adagiata e composta con raffinata eleganza in sella al poderoso animale, le gambe di traverso, la mano sinistra intorno al minuscolo corno. Anche in questo caso è abbigliata con vesti sontuose da principessa, che ne coprono la figura con innegabile grazia dal collo ai piedi. Indossa un lungo chitone di fine stoffa e sul petto un mantello in lana più pesante adatto a proteggerla nel lungo viaggio. I capelli, li vedete raccolti in accurate treccioline, le ricadono con una certa eleganza sulle spalle. Da parte sua il toro non ha nulla dell'animale spaventoso che ci aspetteremmo. Lo sguardo, un po' attonito, è rivolto verso lo spettatore. I ciuffi sulla fronte sono arricciati con una certa eleganza. Niente in lui è spaventoso, persino la possanza dei suoi muscoli è garbata e sensuale. Il modo in cui sono rese le gambe ne indica già il movimento. E qui notiamo un dettaglio interessante. Al di sotto dei due personaggi sono infatti rappresentati due delfini, li vedete qui. Non è un'introduzione casuale, stanno infatti a indicare che la traversata per mare sarà felice e che avrà un esito positivo. Questo perché i delfini appaiono solo quando il mare è calmo, non tempestoso, quindi sono una sorta di promessa che il viaggio avrà il suo compimento. In questa raffigurazione nulla incute sgomento e timore, i due sembrano in sintonia, placidi, fiduciosi. Il mito non è però esclusivo della Grecia, giunge più o meno contemporaneamente anche in Etruria. In un'idriada cerveteri, più recente di una cinquantina di anni, la coppia cavalca verso sinistra. Perdonatemi la cattiva qualità dell'immagine, eccoli qui. Come vedete anche in questo caso, anticipati da un delfino che si tuffa nel mare. Ma è aggiunto in questo caso un dettaglio interessante, la narrazione diventa più narrativa, se mi permettete. Ecco qui che sulla sinistra compare la meta del viaggio, l'isola di Creta, la vedete sulla quale, sulle cui pendici si affanna in corsa un piccolo coniglietto, è indicata da tre alberi, di cui uno verosimilmente potrebbe essere il platano di cui abbiamo sentito. In questi decenni l'immagine di Europa decora idrie, vasi per acqua. Con i quali si prendeva l'acqua alle fontane, ovasi da banchetto e corredo funerario. La raffigurazione, lo vedete, muta un po' ma non sensibilmente. Ecco, gli schemi sono più o meno miadesimi: il delfino, la fanciulla seduta all'Amazzone. E nell'insieme mantiene le stesse caratteristiche che abbiamo visto finora. È soltanto il genio di un pittore da noi convenzionalmente chiamato pittore di Berlino qualche anno più tardi, accogliere una scena differente. La fanciulla si muove intorno al toro, incuriosita e attratta da lui e lo agguanta per un corno. È il momento immediatamente precedente al ratto, quello dell'incontro e della seduzione reciproca. Di questi attimi sono noti vari schemi che ripropongono ora la fanciulla assisa e in attesa come una sposa, Ora in movimento aggraziato verso il toro, o ancora in alcuni casi nell'atto di offrirgli le ghirlande appena raccolte, e infine addirittura, questa mi ha stupito particolarmente, nell'atto di accarezzarlo dolcemente. Lo schema più diffuso è però senz'altro quello della fanciulla già in groppa all'animale. In questo caso si moltiplicano le varianti tese a fare risaltare l'innocenza della fanciulla. La cosa curiosa è che rispetto ad altre raffigurazioni di ratti nel mondo greco, in questo l'eroina non sembra poi molto turbata dall'azione nella quale è suo malgrado coinvolta. Il rapimento non insiste sulla tragicità del momento. Guardate a confronto la disperazione di Core rapita da Ade in una splendida pittura di una tomba a Verghina, in Macedonia. Ecco qui, vedete i due personaggi sulla eh, quadriga guidata da Ade con la povera Persefone che si dibatte tra le sue braccia con questa splendida diagonale qui vedete un ingrandimento protendendo le mani con la bocca spalancata, veramente un atteggiamento patetico in cui cerca di sfuggire al suo destino. Al contrario di lei, Europa sembra accettare il suo destino ormai imminente senza troppa paura. In una raffigurazione i due si guardano negli occhi. In altre sembrano quasi baciarsi. E ancora una. Sembra una storia d'amore, non di violenza. Il desiderio d'amore diviene addirittura esplicito nel celebre cratere filmato dal pittore pestano Asteas. Opera dei primi decenni del IV secolo. Il cratere l'abbiamo sentito dalle parole di Andrea Giardina qualche domenica fa, è stato recentemente al centro di una contesa internazionale. Rinvenuto nel 1973 nelle campagne di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento, fu venduto dal contadino che lo aveva rinvenuto a un antiquario per un milione di lire e un maialino. Dopo numerosi passaggi sul mercato antiquario e l'acquisizione in una collezione privata in Svizzera, fu infine acquisito nel 1981 dal Polgetti Museum di Malibu. Tutta la vicenda è stata ricostruita dal Comando dei Carabinieri Nucleo Tutera del Patrimonio Culturale grazie a una fotografia che il contadino si era fatto scattare al momento del rinvenimento. Eh, a seguito di questa, di questa ricostruzione, il cratere è stato restituito infine dal Polghetti all'Italia, è stato al centro di numerose mostre che riguardavano le opere d'arte recuperate e infine ehm, adesso si trova al museo di Montesarchio. Al centro vedete Europa in sella al toro bianco, così come dirà qualche tempo più tardi Ovidio, come abbiamo sentito, in corsa su un mare popolato di pesci. A sinistra e destra vedete anche le figure di Scilla e di Triton nel gesto, col braccio sollevato, che in greco si chiama dell'aposcopein, che è il gesto della meraviglia, che comunica lo stupore di fronte a una scena. La fanciulla è ancora individuata, lo vedete, come una principessa riccamente abbigliata nell'atto di sostenersi a un corno del toro, mentre con l'altra mano tiene un lembo del panneggio che già svolazza. Al di sopra della coppia, eccola qui, Europa su toro, ancora una. Uh, qui deve essere successo qualcosa, mio malgrado, ancora una. No, non lo vediamo, va bene, ve lo racconto. Uh, eh, torniamo indietro di una, per favore. Ecco, qui si vede. Dunque, dicevo, al di sopra della coppia è la figurina di Potos, il desiderio erotico ricambiato che sparge profumi con un ramo da una coppetta. Il riconoscimento di tutti i personaggi è facilitato dall'indicazione dei loro nomi in greco, e qui torniamo all'epigrafia che aiuta, graffiti sulla superficie del cratere dopo la cottura. L'indicazione dei nomi non è casuale, serviva a rendere riconoscibili i personaggi e, dunque, la storia raffigurata nel momento in cui il corredo era esposto prima della sepoltura definitiva insieme al defunto. Intorno alla tomba dobbiamo immaginare un raduno di parenti, conoscenti, forse semplici curiosi, che si avvicinavano alle opere di questi grandi maestri, di certo costosissime, e che tentavano di comprenderne le raffigurazioni. Asteas doveste essere particolarmente contento della riuscita dell'opera. Ad Atalanta, al Carlos Museum, è un secondo cratere, anch'esso firmato da sua mano, che riproduce la medesima scena del ratto di Europa in ogni dettaglio, avvalendosi dello stesso schema iconografico del cratere di Sant'Agata de Goti. Le figure principali sono del tutto simili, persino affiancate in entrambi i crateri da identici Scilla e Triton. Li vedete. A differire è la resa nella parte superiore della raffigurazione. Anche qui la scena è introdotta da Potos che però precede la coppia, non sta in alto come nell'altro cratere che abbiamo appena visto ma li precede con una fiaccola tra le mani. In più compaiono, come oltre un lembo roccioso della terra, due divinità, Hermes e Afrodite con Eros. È possibile che sia di mano di Asteas, ma di questo non abbiamo la certezza, anche un terzo cratere, ancora al Polghetti, ma in stato decisamente frammentario. Vedete tuttavia che è possibile riconoscere esattamente la medesima impostazione, con il toro che sembra quasi nuotare con le zampe divaricate al di sopra della coda di Scilla che si doveva trovare in questa posizione. Nel mondo greco. Europa è dunque raffigurata su metope di edifici templari o vasellame da mensa. Nel mondo romano passa invece a decorare le case su mosaici pavimentali o pitture parietali e tale cambiamento porta anche una sensibile variante iconografica. La fanciulla inizia a perdere i suoi ricchi indumenti che le scivolano addosso fino a mostrare del tutto scoperto il busto. Alle mie spalle vedete l'immagine guida di questa rassegna, l'affresco che proviene dalla casa di Giasone a Pompei. O addirittura, in altri casi, può essere del tutto svestita, qui ancora col busto parzialmente scoperto, o in altri casi, come dicevo, del tutto svestita. Eccola. È il caso di questo splendido mosaico in pietre calcare e pasta vitrea verde e turchina che proviene da una ricca domus di Aquileia. Il viaggio di Europa e Toro è immaginato in notturna, illuminato da un Erote che li precede con una piccola fiaccola, alla presenza ancora una volta di Tritoni che vedete qui al di sotto della raffigurazione dei due protagonisti, nascosti in uno stato frammentario ma ben riconoscibili al di là del canneto. Eccolo Triton con la coda di cui si vedono dei frammenti finali in questa posizione. Guardatela bene, la fanciulla è ormai del tutto priva di indumenti, non è più riconoscibile il suo status di principessa, sarebbe del tutto indistinguibile da una comune Nereide. Perché raffigurarla nuda? È forse uno spunto erotico, credo, offerto alla vista di quanti avessero a sostare in questi ambienti. Ne siamo piuttosto certi perché in alcuni casi queste raffigurazioni decoravano le camere da letto delle ricche domus. Non ne abbiamo la certezza nel caso di questo splendido mosaico di Aquileia perché fu prelevato dallo scavo da soldati croati e in seguito ricomposto e donato al museo. Tra parentesi al momento del rinvenimento era integro e tutto lo stato frammentario che vedete adesso è dovuto appunto alle vicende cui andò incontro. Ma invece è certamente il caso del mosaico rinvenuto nell'isola di Kos in una Domus che prende proprio il nome dalla scena dell'emblema raffigurato, cioè si chiama Casa del Ratto di Europa. Qui siamo certamente in una stanza da letto. Vedete, si vede perfettamente l'ambiente con la pittura decentrata rispetto alla stanza, il mosaico, scusatemi, decentrato rispetto alla stanza, perché sul fondo, contro la parete decorata con lastre di marmo, erano uh, allestiti i letti sui quali si dormiva. E vedete che la figura di Europa non è rivolta verso chi avesse a dormire, a sostare sui letti, ma invece offriva, si offriva direttamente entrando dalla porta di accesso nella stanza da letto. La nudità della fanciulla è dunque mostrata in pieno, facendola scivolare sul dorso dell'animale in modo da offrire allo spettatore completa visione delle sue terga. Il tema, raffigurato nelle stanze private, acquista anche un senso beneaugurante per una vita coniugale felice e la nascita di figli maschi. L'unica opera del mondo antico in cui nella storia predomina un senso di angoscia rispetto a quello dell'unione. Tutto sommato felice tra i due protagonisti, e un mosaico che ha anch'esso una storia particolare. Rinvenuto a Palestrina, vediamolo, nel 1676, fu poi esposto a Palazzo Barberini già nel 1691, trasferito poi a Villa Giulia nel 1934, sede del Circolo Ufficiali. Fu spostato per fare posta a cucine, pensate, e in quell'occasione venduto ad Adolf Hitler e inviato a Monaco di Baviera per essere destinato al museo di Linz, tanto voluto dal Führer, ma che non vide mai la luce. Rimase comunque in Germania, essendo regolarmente acquistato, e dal 1968, come vedete, è esposto al pubblico al Landesmuseum di Oldenburg. La scena, vedete, è completamente diversa da tutto quello che vi ho mostrato sinora. Si svolge su due registri. La protagonista, già in sella al toro e in viaggio per il mare, è raffigurata nella metà inferiore e vista di spalle. L'attenzione però è attratta dalla scena del registro superiore, dove le sue amiche, in abiti colorati, corrono sulla linea di costa da sinistra a destra per andare ad avvisare un personaggio barbuto con scettro sul margine destro della raffigurazione. Eccole qui in movimento ed ecco questo personaggio nel quale si è voluto identificare il padre di Europa. I loro sguardi e i loro movimenti frenetici trasmettono ansia e angoscia per quanto avvenuto e finiscono addirittura per trasformarle nelle vere protagoniste di questa raffigurazione. Complice anche a una scala innaturalmente superiore delle loro figure rispetto a quella di Europa che è in primo piano. La raffigurazione dell'eroina vista di spalle. E in sella eh, all'animale in corsa non è una novità specifica d'Europa e si avvale di cartoni che evidentemente circolavano nelle botteghe e che potevano essere adattati con minime varianti a più racconti. Molto simile, infatti, lo schema adoperato per raffigurare Galatea, seduta però su un ippocampo, come vedete nel quadro centrale della parete del tablino della casa di Livia sul Palatino. Pose e movimenti delle figure femminili sono centrate sull'intento di offrire allo sguardo i loro corpi nudi, in modo da esaltarne bellezza e sensualità. Chiudiamo questa rassegna iconografica con una domanda. Perché immaginare la fanciulla in sella a un toro? Mi pare che sia un'immagine fortemente simbolica da un punto di vista sessuale, che riassume, iconicamente, la potenza fisica dell'animale e, insieme, ancora lo stato verginale della fanciulla, che, in sella al bovino, viaggia ormai velocemente verso il suo destino di donna adulta. La possanza dell'animale si presta bene a esprimere una forza devastante e incontrollabile, cui è vano opporre qualsiasi tipo di resistenza. Ed ora una divagazione. Una scultura, o forse una pittura celebre, aveva dato a Roma il nome di Europa a un settore della città, non troppo lontano da qui. Lo ricorda Marziale nei suoi versi come un luogo verdeggiante, con siepi di bosso, adatto al passeggio e alle corse. Si è pensato che fosse una porticus, un portico, ma è più verosimile che si trattasse di giardini o di un complesso sistemato a giardini. Sono stati avanzati vari tentativi di localizzazione che ricadono tutti in campo marzio in un settore non troppo distante dal punto in cui noi ci troviamo, cioè qui. I tentativi grosso modo concernono il fatto che la porticus, il giardino, si trovasse all'interno del complesso di portico e teatro Pompeiano, oppure che ricadesse nell'area dei septa, cioè quel lungo edificio allungato che fiancheggiava il Pantheon, che era adibito a votazioni. Dunque, era un'area centrale, più o meno nella zona in cui ci troviamo. Finisco ritornando al nome di Europa. L'etimologia è in verità piuttosto oscura. Tutti i moderni dizionari dichiarano incertezza interpretativa a riguardo. Il termine sembra in verità composto da due unità: Eur, forse da intendere nel senso di spazioso, ampio, e ops nel senso più facilmente comprensibile di vista, sguardo. Mi pare che si tratti dunque di un'etimologia che allude al fatto che si trattasse di una terra sconfinata e ampia. Merita a questo punto di essere riportata una glossa, cioè un'annotazione, di Esichio, ormai nel V secolo d.C., in cui il termine è spiegato come terra del tramonto. Potrebbe dunque trattarsi della localizzazione geografica di un ampio settore, a Occidente, in evidente specularità gemellare con la localizzazione dell'Asia, che abbiamo visto all'inizio come sua sorella, a Oriente. La gemellarità della, con Asia ricorre in quello che chiameremmo un prequel del mito, narrato da Mosco. La scena è ambientata nel Palazzo Reale, è l'alba ed Europa sogna. Si trova tra due donne. Una era Asia, l'altra era una terra senza nome che le stava di fronte e ciascuna la voleva per sé. L'Asia sembrava Europa una terra del suo paese, l'altra le era del tutto estranea, ma era quest'ultima con una grande forza a trascinarla via, a quanto diceva per volere di Zeus. Europa si svegliò spaventata, col cuore in gola e rimase a lungo seduta sul letto in silenzio. Poi, uscita con le sue amiche sulla spiaggia, si sarebbe imbattuta nel candido toro. Il resto lo conoscete. Si tratta evidentemente di un tentativo di localizzare l'Europa e di darle, anche come localizzazione geografica intendo, e di darle un pedigree mitico. Uno dei grandi problemi di questa storia è che la localizzazione dell'Europa nell'antichità non fu mai univoca e scontata. Si tendeva sempre a distinguere le due figure, la principessa mitica amata da Zeus ed Europa come termine geografico. La più antica attestazione, come termine geografico, è nell'Innomerico d'Apollo, databile al più tardi al VI secolo, in cui per Europa si intende la terraferma in contrapposizione al Peloponneso e alle isole. Sembrerebbe dunque trattarsi della Grecia continentale. Qualche decennio dopo, sentite cosa afferma Erodoto. Riguardo all'Europa, nessuno al mondo sa né se sia circondata dal mare, né da dove abbia tratto il suo nome, né è noto chi glielo impose. A meno che, non vogliamo affermare, che lo abbia ricevuto da Europa di Tiro. Prima di allora ne sarebbe stata priva al pari degli altri continenti. Ma è certo che Europa era originaria dell'Asia e non giunse mai nella terra che attualmente è chiamata Europa dei Greci, ma si limitò ad andare dalla Fenicia a Creta e da Creta in Licia. Nel 23 a.C., nel terzo libro delle odi di Orazio, vi faccio fare un grande salto cronologico, è Zeus in persona che così si rivolge all'amante. Dell'invincibile Giove tu sei la sposa, smetti di singhiozzare e impara a sostenere il tuo grande destino, una parte del mondo da te prenderà il nome. Nessuna precisazione geografica, ma unicamente la prefigurazione di un grande destino. E qui un passaggio interessante, visto che siamo passati al mondo latino. Le fonti di lingua latina tendevano, in generale, a considerare il mondo suddiviso in due continenti, Europa ed Asia. Abbiamo la certezza che almeno nella seconda metà del I secolo, l'Africa settentrionale fosse considerata parte dell'Europa. Fatemelo dire ancora una volta perché in questi giorni è bene ricordarselo, l'Africa era considerata parte dell'Europa. Ne abbiamo la certezza grazie a un passo di Sallustio che lo trae da una fonte a lui precedente, vedete qui dice proprio Africam in Europa e dice eh, usando il perfetto Posuere, quindi sicuramente la fonte a lui precedente si è pensato che addirittura risalisse al IV secolo a.C. Dunque, per concludere, proviamo a mettere i dati su carta. Nella, nella versione più diffusa del mito, la fanciulla passa dalla Fenicia a Creta. È un viaggio di sola andata, come diceva Erodoto, e nel corso della sua vita ella non toccherà mai il suolo della nostra Europa. Dall'età ellenistica si aggiungono via via dettagli interessanti. Dopo una sua scomparsa da Creta, il marito, a genore, ordina ai figli di cercarla per tutto il Mediterraneo e di non fare ritorno se non dopo averla trovata. Si associano alla ricerca la madre e i fratelli d'Europa. Visto l'esito negativo della ricerca e delle operazioni, nessuno di essi farà ritorno. Si fermeranno laddove sono arrivati e fonderanno nuove città, che ho provato a mettere su carta. Sarpedonte sarà re della Licia, eccola apparire in verde. I fratelli di Europa, Cilice e Cadmo, divengono rispettivamente re di Cilicia e di Tebe. Tasos fonda l'omonimo centro sull'isola e Telefassa, la mamma, rimane in tracia. Ecco dunque cosa dobbiamo tenere a mente. Il mito d'Europa è una storia d'amore che unisce Oriente e Occidente. Faremmo bene a non dimenticarcene nei prossimi mesi. Grazie. Ancora una. Riprendo solo un attimo la parola per commentare quello che credo sia ovvio, ma valeva la pena spendere una parola a riguardo. Vedete sulla sinistra l'emissione dei due euro della zecca greca di Atene, eh, firmata da Iorgos Samatopoulos. Ci sono le iniziali sulla sinistra della moneta. Qui è un, in, una iconografia che lui non inventa Tu cur, ma desume piuttosto fedelmente da un mosaico pavimentale con scena di ratto d'Europa che proviene da una domus del III secolo d.C. di Sparta. E il mosaico è conservato al Museo archeologico di Sparta e vedete che in ogni dettaglio eh, evidentemente l'iconografia della moneta da 2 euro è ricalcata su quella spartana. Grazie ancora. Adi. Non si sente ma non è necessario, dobbiamo sentire il professor Stinati piuttosto. Eh, Vai, eh, grazie. Eh, cari amici, eh, eh, oggi abbiamo sentito una discussione su un problema epocale e certamente destinato a non risolversi mai, essendo il filo conduttore proprio della storia dell'umanità. E cioè la grande questione che è assurda anche in tempi recenti, a volte a banale conversazione così anche un po salottiera, cioè l'eterna distinzione tra il, tra il nemico e l'avversario. Si, si usa... Ultimamente si è molto usato in politica per dire anche cose molto banali, però insomma, è, è vero, tra, tra le in, tra importantissime testimonianze storiche citate oggi si è permesso anche a me di rimarcare la rilevanza commovente addirittura della tavola di Lione e del il discorso del, di Claudio eh, nel 1948. È un discorso, come abbiamo sentito, non devo certo parafrasarlo: mirante a istituire un principio di partecipazione, diciamo così, anche e soprattutto di chi è stato nostro avversario e poi è entrato in una logica affine. È, un, è un discorso eh, appunto eterno e, e destinato. A non, a non essere mai risolto, però è anche un sommo motore della storia. E, va, rimarcata, va rimarcata la grande importanza del discorso sull'epigrafia, perché è diciamo, uno dei punti cruciali su cui noi possiamo tentare di immaginare la storia. La storia è da un lato la scienza suprema che ci è riservata, ma dall'altro è anche il regno dell'immaginazione. Ciò che noi proclamiamo essere vero nella storia, che cos'è? Mi ha molto colpito che nel corso della nostra conversazione tra i grandi sapienti, tra i grandi filologi, chiamati in causa c'è Jacob Grimm colui che col fratello ha costituito la celebre raccolta delle favole e che è stato, è stato un grande filologo, cioè a dire un, un, un uomo molto attento a ricostruire una possibile interpretazione veridica di determinati fatti storici, proprio quelli inerenti alla Germania. E mi ha commosso mentre ascoltavo i colleghi una, una riflessione che mi è sorta nella mente. Nel, nel 1515, Leone X, il Papa Medici, eh, chiamò i, i, due dei suoi più importanti collaboratori nel campo culturale, artistico, e cioè Badassar Castiglione e Raffaello Sanzio, amici tra loro profondamente amici al punto anzi che la storia dell'amicizia tra il sommo pittore e il grande letterato ambasciatore filologo è, 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 è emblematica e proprio sarebbe da, da indicare tra le grandi amicizie della storia ebbene il, il papa incaricò raffaello di eh, curare, guidato però da Baldassar Castiglione che ne aveva naturalmente la competenza, un, la prima grande ricognizione sullo stato di conservazione del patrimonio archeologico romano, ma in particolare delle epigrafi e delle iscrizioni, perché ormai sopraffatto dal, dalla preoccupazione e dal disgusto di un utilizzo sempre più frequente, sempre più sprezzante, diciamo così, di questi documenti storici come materiali da costruzione. Le, le lapidi eh, venivano spezzate, i marmi triturati per farne poi naturalmente materiali da, da costruzione da, per, per l'edilizia considerando che tanto quella roba lì che, che importanza aveva, non era mica un'opera d'arte al limite no? cioè, e in effetti quel grande, quel veramente grande studioso e grande uomo quale, Castiglio, quale fu Castiglione eh, si rese conto che questo avrebbe condannato davvero le generazioni future a un'ignoranza ancor più grave, la, la cancellazione totale, perché questo si stava sconfigurando, delle epigrafi e delle iscrizioni, eh, avrebbe comportato la scomparsa di, di quei monumenti sulla cui base tanto si può capire e ricostruire e soprattutto sulla cui base si può tentare di scendere un pochino più a fondo sulla veridicità del racconto storico. Raffaello e Castiglione redassero poi un testo, ricordato appunto come la lettera di Raffaello, che è in effetti un, un documento che noi conosciamo oggi in almeno 3-4 redazioni attendibili eh, e, e che danno proprio il polso della situazione. Come spesso succede, la, la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni e. L'incarico affidato a Raffaello di questa tutela ebbe scarse, scarse conseguenze. Raffaello è ricordato come il primo sovrintendente alle belle arti perché la carica che il pontefice gli attribuì era prefectus antiquitatum. Di fatto se ne fece poco anche perché Raffaello morì appena cinque anni dopo. Ma mi commuoveva a pensare mentre ascoltavo i colleghi che forse senza saperlo, Leone X con quel decreto che è conservato, che possiamo leggere, appunto del 1515, celebrava, forse appunto senza rendersene conto, un anniversario davvero significativo che è stato oggi ricordato nell'ambito di un più vasto discorso. Perché esattamente 1500 anni prima, di questo decreto, Germanico si aggirava nella selva di Teotoburgo per dare degna sepoltura ai, ai soldati della, delle legioni 17, 18 e 19 che erano state massacrate nella terribile battaglia, ma risulta appunto che Germanico si accorgesse, l'abbiamo sentito, che ciò non, è, non sarebbe stato possibile perché non era più possibile in questo luogo distinguere i nemici dagli amici. E così Germanico si induce a dare sepoltura a comune, non può distinguere le ossa e questa comune sepoltura è un atto che assume al, agli occhi della storia un simbolo eccelso, soprattutto considerando che, se ci vogliamo credere, Germanico fa in questo superamento post mortem della dimensione del, non dell'inimicizia, della, della, della ostilità terrificante, compie il gesto che nello stesso momento identico, se vogliamo credere naturalmente alla, alla cosiddetta storia sacra, un'altra persona che non è belligerante che non ha che non appartiene a nessuna armata e cioè gesù cristo in palestina sta consigliando di fare sia superata questa dimensione del nemico e si uniscano dietro di me cristo dico si uniscano i nemici è vero senza la necessità di farlo in, in quel modo come se Germanico in qualche maniera incarnasse lo spirito dei tempi, fosse un cristiano senza saperlo. Naturalmente tutto ciò fa parte di una sorta di interpretazione simbolica della storia che non è appoggiata su dati oggettivi, ma abbiamo appunto appunto appena sentito come il contrasto tra l'interpretazione e, 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 e appunto l'opposto da sé nella, nella, nella lettura della Germania di Tacito, che è stata fatta attraverso le tante generazioni dei filologi, il, 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 il fatto di... Eh, avere una, una doppia polarità, da un lato i, i, i germani sono l'opposto da noi, dall'altro sono noi però come spostati in un altro momento della storia, eh, sono l'opposto dei romani, ma assomigliano un po' a quei romani che ci hanno preceduto. Ci in, intendo quando Tacito scrive, eh, ma questa è una, è, è una lettura della storia che sempre può essere fatta in qualunque circostanza e in qualunque momento. Quindi la, la lezione che noi abbiamo ricevuto oggi, corroborata peraltro dalla, dalla così bella evocazione del, del mito d'Europa, fondata questa evocazione ancora una volta sulla singolare, sconcertante, incredibile approccio della, della donna, fiduciosa in quell'animale in, quell in cui invece si incarnerebbe l'immagine stessa del nemico inteso come colui il quale viene per distruggerti e per annichilirti. Invece tutto il mito d'Europa è sempre connotato, come abbiamo sentito, da questa singolare dimensione della fiducia della, della, della donna verso l'animale percepito come in fondo desiderabile e ancora una volta si ripropone appunto questa tematica. Il nemico ci terrorizza, ma in qualche modo può essere desiderabile se proprio lui attiriamo a noi. Certo a me è dato un po' dato un po' di sconcerto sentire evocare la storia della Yanda missile dove Lucio Antonio viene insultato perché calvo e santa pazienza questa cosa mi ha, mi ha, diciamo, mi ha fatto tornare alla mente momenti giovanili in cui io che so come lui sono, sono diventato calvo molto giovane allora ai, ai, ai miei tempi quando ero giovane io c'erano i capelloni quindi era una cosa Veramente mortificante e, e, e in fondo vi no, ringrazio, ma insomma pensavo che ecco, ecco un esempio memorabile in cui l'approccio col nemico è sul piano che perennemente risorgente dell'insulto, dell'insulto ma insulto. Diciamo davvero mortificante per quello stesso che, che lo fa. Ma d'altra parte, quel tipo di situazione la, la sentiamo tutti i giorni nelle, adesso, nelle. <ride> Beh, insomma, certo, è un po', un po doloroso per me pensare questo. Ma eh, no, i, i, senza pensare alla grande politica, pensiamo al calcio. È vero, al, a, a come. C'è questa escalation dell'insulto, d'altra parte eh, la partita di calcio è un combattimento: è una guerra, naturalmente eh, non dovrebbe esserlo, dovrebbe essere uno scontro di avversari. Ma se poi nella, nella percezione del popolo che quella, quella funzione segue l'avversario viene percepito come nemico, ecco l'insulto, ecco il razzismo, ecco l'offesa che è il motore dello scontro, quindi non più scontro tra avversari che si rispettano reciprocamente nella loro essenza intrinseca e che divengono nemici nel senso più mortificante appunto per la nostra natura umana. Però che vogliamo fare? Che si deve fare? E purtroppo su questo piano nulla. Però no, da un lato è una fortuna perché così possiamo continuare a studiare la storia, a porci i quesiti e a avanzare sempre di più nella nostra consapevolezza, come certamente è avvenuto in questa magnifica giornata di studio e di confronto. Buona domenica. Stai con me, stai con me. Allora, solo per darvi la buona domenica e ricordarvi che il prossimo incontro sarà la prossima domenica, parleremo di Cesari, Roma e la Gallia con Alessandro Pagliara, Domenico Palombi, Luciano Canfora, il nostro Divo Claudio e Andrea Steiner. Grazie ancora e buona domenica.